Niente, niente. Bene, direi che possiamo iniziare. Intanto grazie per aver accettato l'invito a questa discussione domenicale. Io chiederei a Silvia Fregolent di accomodarsi qui con noi. Vieni Silvia, vieni. Guarda, ci sei tu e c'è Federico Fornaro, che ringrazio di essere arrivato da Alessandria. Chiedo anche a lui di venire a sedersi qui, anche perché così diamo un quadro d'insieme. Noi abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa perché riteniamo utile intanto dare un'illustrazione. La giornata si svolgerà così, la mattinata, con una introduzione a cui lasceremo il tempo necessario ad Andrea Giorgis, che sta in Commissione Affari Costituzionali, che in questa settimana, e forse non solo, si è occupato della nuova proposta di legge. Ci illustrerà anche quali sono stati i passaggi, gli emendamenti che sono al momento depositati, quelli concordati all'interno del gruppo del Partito Democratico, i tempi e ovviamente anche le criticità. Ma poi quello che ci interessa moltissimo, e infatti apriremo immediatamente il microfono a chiunque volesse fare domande, considerazioni, esprimere dubbi, criticità e anche sostegno naturalmente alla proposta. Teniamo conto che noi ragioniamo sull'Italicum, ma dobbiamo sapere che abbiamo un quadro di proposta di riforma istituzionale che prevede il superamento del Senato elettivo e la riforma del titolo quinto, in particolare nel rapporto tra Stato centrale e sistema delle regioni, che sappiamo essere in un momento di grande criticità. Oggi non dedicheremo molto tempo a questo aspetto, ma sicuramente è uno dei prossimi appuntamenti che la segreteria del partito e i gruppi parlamentari si troveranno a dover affrontare in termini anche di accordo politico. Guardate, io voglio essere molto breve perché credo che sia importante appunto l'illustrazione e il confronto tra di noi. Poi ad un certo punto, quando lo deciderà, interverrà, lo ringrazio di essere presente, il segretario del PD provinciale Fabrizio Morri, e naturalmente quando vorrà prendere la parola gliela daremo. Io credo che noi abbiamo bisogno di concentrarci moltissimo su un confronto tra di noi sugli aspetti e sulla rilevanza politica naturalmente di questa riforma, e sugli aspetti, io su questo sarò molto netto, io poi non interverrò più. Ci tenevo però a dire che la proposta politica di riforma istituzionale è, per quanto mi riguarda, condivisibile in larga parte, compreso il superamento del Senato elettivo. Ci tengo a dire che il 5 di maggio, insieme ad altri colleghi del Senato, abbiamo depositato un disegno di legge che andava nel senso del superamento del Senato, quindi c'è già una consapevolezza all'interno del gruppo del PD al Senato su questa materia, e naturalmente c'è una necessità, cioè quella di immaginare la riforma del Senato non solo come un elemento per superare una spesa, giusto che non sia più elettivo, giusto che non ci sia più l'onere dei nuovi senatori, che saranno espressione delle autonomie locali, ma non è solo questo il punto. Noi abbiamo bisogno di immaginare un'architettura istituzionale, capire anche quali saranno le funzioni del Senato. Peraltro è cominciata giovedì una discussione all'interno del gruppo del Senato su questo tema, che si concluderà tra due settimane con un confronto con il segretario Matteo Renzi. Sulla legge elettorale c'è un punto che, per quanto mi riguarda, è un punto ancora aperto, che è il tema della scelta dei parlamentari. Lo dico è un dibattito che c'è, a cui avete assistito, di cui mi interessa anche capire qual è l'opinione dei nostri militanti, dei nostri quadri, dei cittadini. Io credo che ci sia un tema relativo a questa questione, che alla fine l'elezione dei parlamentari avviene attraverso una lista bloccata, che sia corta, che sia lunga, che siano collegi piccoli. Sia chiaro che parliamo comunque di collegi al momento da circa 600.000 abitanti, quindi proprio piccolissimi non sono, e ci auguriamo che il disegno dei collegi sia un disegno razionale. Uso come
esemplificazione quello che abbiamo letto sui giornali, immaginatevi un collegio che prende Moncalieri, Michelino e arriva fino ad Alba. Cosa c'entrino, diciamo, questi territori non si capisce, ma siamo sicuri naturalmente che nel disegno complessivo. Ma il tema della scelta dei parlamentari è un tema ancora aperto. Io su questo sono ho una battaglia che conduco personalmente dal 2007, quindi ancora prima della mia prima elezione. Ovunque siamo stati abbiamo ricevuto da questo punto di vista una richiesta forte alle persone che incontravamo di poter scegliere i parlamentari. C'era la soluzione delle preferenze, c'era la soluzione del collegio uninominale. Mi pare che nell'accordo, quando fai un accordo naturalmente devi accettare anche qualche elemento di mediazione, non sia stato possibile l'inserimento di questi due modelli. È aperto, spero sia ancora aperto, lo chiedo ad Andrea perché mi sono perso gli ultimi passaggi, era aperta la possibilità di individuare le primarie per legge come strumento che consentissero una vera e propria scelta da parte di chi naturalmente avesse deciso di partecipare e che non fosse solo delegata ad una buona volontà, come noi peraltro abbiamo fatto poco più di un anno fa quando abbiamo fatto le parlamentarie. Quelli seduti a questo tavolo sono tutti espressione delle parlamentarie. Voglio solo dire che le parlamentarie hanno prodotto dei risultati, ma poi ci siamo trovati ben 10 candidati che sono stati indicati dal centro. Allora, voi capite bene che le parlamentarie o sono per tutti o non sono per nessuno. Io sono perché siano per tutti, perché in una logica come quella alla quale ci stiamo avvicinando, se con 120 collegi soltanto i capilista venissero decisi tutti a livello centrale, voi capite che la partita è già bella che chiusa rispetto alla scelta da parte dei cittadini. Quindi questo tema è un tema ancora aperto, sapendo che è inutile utilizzare questo tema e non c'è la volontà da parte nostra di utilizzare questo tema per boicottare la riforma, però è un punto politico di coerenza, almeno per quanto mi riguarda, che credo sia giusto rimarcare e sul quale sia giusto confrontarsi con voi. Quindi io adesso darò la parola ad Andrea, mi siederò lì, chiunque decidesse di chiedermi la parola lo può già fare, io cercherò di individuare e ricordarmi i nomi di tutti, se non me lo ricordo mi alzo e vado a chiedere, in modo tale che diamo un ordine al nostro dibattito. Luigi Zanda è in macchina da Linate, faccio solo una piccola battuta su questo. Non era possibile farlo arrivare prima di mezzogiorno a Torino, perché purtroppo da Roma l'aereo era alle 10:30, il primo alta velocità sarebbe arrivato a mezzogiorno meno un quarto e quindi è dovuto scendere a Linate, c'è un compagno che è andato a prenderlo, arriverà per le 11:10, poi un giorno faremo una discussione sugli aeroporti e i collegamenti con la nostra città, ma questo lo faremo un'altra volta. Intanto vi ringrazio ancora per la presenza e do la parola ad Andrea, prego. Io parlerei di qua, senza quel microfono. No, perché sei scomodo, puoi metterti. Non è di casa. Io l'ho abbassato perché sono basso. Sì, qualcosina, qualche centimetro. Non molti. Allora, innanzitutto, buona domenica a tutti, buongiorno. Una premessa di merito. Il nostro paese ha bisogno di una riforma della legge elettorale e di una riforma della cosiddetta forma di governo, per usare un termine tecnico, che significa rivedere il rapporto tra Parlamento e governo e rivedere il rapporto tra Stato e regioni. La formula che viene utilizzata anche nella semplificazione giornalistica è quella di riscrivere la legge elettorale, superare il bicameralismo perfetto e riscrivere il titolo quinto. Si tratta di tre leggi, tre, diciamo, riforme tra loro strettamente collegate. L'una influenza l'altra e l'una presuppone l'altra. Parlare della legge elettorale in presenza di due camere
le quali entrambe danno la fiducia al governo, è diverso dal riflettere sulla legge elettorale in presenza di una sola Camera che conferisce la fiducia al governo. Lo abbiamo sperimentato negli ultimi anni. Può capitare, se ci sono due Camere che hanno una base elettorale diversa, peraltro, perché chi può votare alla Camera è diverso da chi può votare al Senato, può succedere che ci sia una maggioranza di un tipo alla Camera e una maggioranza di un altro tipo al Senato. Allora, se noi discutiamo di riscrivere la legge elettorale e lo facciamo presupponendo di superare il bicameralismo e quindi di avere solo più una Camera che dà la fiducia al governo, lo possiamo fare in una certa prospettiva, in una certa logica. Se invece dobbiamo discutere di legge elettorale sapendo che devono rimanere comunque due Camere che entrambe danno la fiducia e che hanno un elettorato, soprattutto elettorato attivo, diverso, oltre che passivo, allora cambia tutta la discussione. La novità che oggi noi abbiamo di fronte è quella di un accordo politico siglato dal segretario del nostro partito con le forze che fanno parte della cosiddetta maggioranza di governo e con l'opposizione, cioè Forza Italia, per riscrivere la legge elettorale, superare il bicameralismo e rivedere il titolo quinto. Questa è la grande novità, un accordo politico siglato non soltanto con Forza Italia, questo dobbiamo saperlo, è un accordo politico che il segretario ha saputo siglare con anche le altre forze. Questo accordo politico prevede, diciamo, alcuni punti fermi che si possono sintetizzare nei seguenti. Primo, rispetto alla legge elettorale previgente, scusate, apro una parentesi, noi ci troviamo in questa situazione, fermiamoci un attimo perché anche questo è un elemento da considerare. Noi avevamo una legge elettorale che ha contribuito in maniera significativa a produrre lo stato di difficoltà in cui si trova oggi la nostra democrazia. C'è una democrazia nella quale i cittadini non si riconoscono, problema della rappresentatività, problema della legittimità del Parlamento, e una democrazia che non riesce neanche a governare, non riesce neanche a decidere, perché uno potrebbe anche dire, vabbè, c'è un sacrificio della rappresentatività, c'è un sacrificio del coinvolgimento, però in contraccambio c'è decisione, c'è governo, e invece non c'è neanche questo, perché noi abbiamo, proprio in questa vicenda, constatato che alla Camera c'era una maggioranza e al Senato ce n'era un'altra. Allora, questa legge, cosiddetta Porcellum, oggi non c'è più, è stata dichiarata incostituzionale. La legge che ne risulta è una legge che non risolve né del tutto i problemi della rappresentatività né del tutto i problemi della governabilità. E quindi noi dobbiamo approvare una nuova legge che superi i limiti della precedente legge, cioè una legge che superi tutti quei difetti che ci hanno portato nella situazione in cui siamo. Questa premessa è importante perché si capisce il senso dell'accordo, gli aspetti positivi dell'accordo e anche i limiti che dovranno essere oggetto di discussione in sede parlamentare. Allora partiamo dai pregi, dagli aspetti positivi dell'accordo. L'accordo prevede che la nuova legge elettorale sia una legge elettorale che conferisce un premio di maggioranza, un po' come era il Porcellum, un premio di maggioranza a quella forza politica o a quell'insieme di forze politiche che però raggiungono una certa soglia di consenso. Nella precedente legge elettorale, la prima forza politica, da sola o coalizzata, aveva automaticamente un premio. E questo premio, ha detto la Corte Costituzionale, poteva anche essere un premio illegittimo, perché irragionevole, sproporzionato, perché trasformava una forza politica che rappresentava sì e no il 20, 25, 30% dei cittadini in una forza politica che in Parlamento pesava per il 55%. E la Corte ha detto è troppo questa disproporzionalità. Non si può rendere una forza politica che è minoranza relativa nel Paese o maggioranza relativa nel Paese in maggioranza assoluta nel Parlamento. Cosa prevede adesso l'ipotesi, la proposta? Prevede che possa conquistare il premio di maggioranza soltanto quella forza politica o quell'insieme di forze politiche che raggiungono perlomeno
il 35%. Questo è il testo base. Poi in sede di trattativa sui giornali avete letto già si ipotizza di alzarlo al 37%, però il testo base è 35. Quindi questa è una novità. La novità è che per conferire il premio di maggioranza occorre almeno conquistare il 35% dei voti. Se nessuna forza politica o nessuna coalizione consegue il 35% o il 37% come si sta ipotizzando, non scatta il premio di maggioranza, ma si fa un secondo turno di ballottaggio al quale partecipano le due forze o le due coalizioni che arrivano per prime. E in questo secondo turno a chi vince si attribuisce il premio di maggioranza, cioè il premio per governare il paese. Questo è un aspetto molto positivo, perché fa sì che i cittadini che non hanno al primo turno dato abbastanza consenso a nessuna forza politica possano al secondo turno attraverso un voto espressamente attribuire il premio di maggioranza. Quindi non si può più dire che quel premio di maggioranza è un effetto automatico, è qualche cosa che è la legge che attribuisce, perché sarà qualche cosa che i cittadini stessi contribuiranno ad attribuire. E quindi i vizi che la Corte aveva indicato come vizi di legittimità è ragionevole pensare che siano superati, non ci siano più. Questo è l'aspetto positivo ed è un aspetto sul quale si fonda l'accordo. L'accordo si fonda sul doppio turno. L'accordo prevede anche una serie di soglie di sbarramento. L'accordo, diciamo il testo base, perché oramai l'abbiamo adottato in Commissione Affari Costituzionali, il testo base è stato adottato ed è oggi all'esame della Camera. Prevede delle soglie di sbarramento e delle soglie di sbarramento sia per le forze politiche che si coalizzano sia per le forze politiche che non si coalizzano, e prevede questo: che le forze politiche che non sono coalizzate incontrino una soglia di sbarramento dell'8%. Quindi una forza politica che si presenta da sola, se non raggiunge almeno l'8% dei consensi, non ha accesso a nessun seggio. Poi prevede che ci siano altre soglie di sbarramento minori per le forze politiche che invece si coalizzano. Le forze politiche che si coalizzano hanno una soglia di sbarramento del 5%, che anche qui sapete dal dibattito che viene rappresentato nei giornali, si ipotizza di abbassare al 4,5%, ma al momento il testo base è 5%. E poi c'è una soglia di sbarramento per le coalizioni che è del 12%. Ora, qual è il problema che è stato sollevato? E qui, diciamolo, è stato sollevato da molte persone, da molti commentatori, è stato sollevato da alcune forze politiche, ma è stato sollevato anche da degli studiosi che hanno cercato di analizzare nella maniera più, come dire, distaccata e oggettiva possibile queste ipotesi di legge. Il problema è tutto qui. Immaginiamo che ci sia una coalizione, la quale è composta da una forza politica principale che consegue, non lo so, il 15%, facciamo un caso di scuola, 15-20%, immaginiamo 20%. E poi le altre forze politiche con lei coalizzate, immaginiamo che conseguano ciascuna il 4%, immaginiamo che ci siano 4 forze politiche o 5 forze politiche coalizzate. Queste 4 forze politiche, ciascuna delle quali consegue il 4%, determinano un risultato che complessivamente fa sì che quella coalizione magari arrivi al 35% e quindi conquisti il premio. Ma siccome la soglia per le forze politiche è del 5%, tutti quelli coalizzati che hanno raggiunto il 4%, immaginiamo 5 forze politiche che raggiungono il 4%, fa il 20%. Queste 5 forze politiche, ciascuna delle quali consegue il 4%, che cosa fanno? Contribuiscono a far scattare il premio di maggioranza, contribuiscono a far vincere quella coalizione, ma i seggi, il 53% dei seggi, cioè i seggi che vengono attribuiti a quella coalizione, vanno tutti alla forza politica principale. Questo cosa significa? Che la forza politica principale, con il 20% di consensi, consegue il 53% di seggi.
Questo è un problema sul quale bisogna riflettere, perché certo uno potrebbe dire è un po' un caso di scuola, sì, ma la legge è costruita in via generale astratta, non è costruita diciamo sulla realtà politica contingente. Allora questo è un problema che si può risolvere senza, scusate, lo si può risolvere senza mettere in dubbio l'impianto complessivo della proposta. Questo vorrete deve essere un punto chiaro, specialmente nel nostro partito. Io lo dico perché noi dobbiamo essere un partito che, anche se trae vantaggio da questa situazione, perché è evidente che la forza politica principale siamo noi nello schieramento di centrosinistra, però dobbiamo avere la saggezza e la responsabilità di affrontare la questione in maniera molto, come dire, molto ragionevole, molto equilibrata, perché noi vogliamo vincere le elezioni e noi vogliamo governare. Il Partito Democratico vuole governare questo paese, perché il Partito Democratico sa di essere anche l'unica vera possibile strada per fare uscire questo paese dalla crisi. Io ne sono consapevole, io ne sono convinto. Noi abbiamo un'enorme responsabilità sulle nostre spalle, perché noi possiamo offrire una credibile prospettiva per l'Italia, ma dobbiamo offrirla e dobbiamo praticarla non attraverso degli escamotage giuridici. Dobbiamo fare attenzione. Aspetta. Poi discutiamo, ne discutiamo. Sto illustrando un problema. Se ci mettiamo a discutere io e te, non è che io mi sottraggo al confronto. Sto cercando solo di illustrare, diciamo, i limiti per ragionare insieme. Non... Ne ragioniamo insieme. No, allora, no. 40, ti ho iscritto. Ne discutiamo insieme, però davvero cerchiamo di cogliere le difficoltà, perché questo è il senso anche del confrontarsi. Se noi insieme ragioniamo su tutte le implicazioni di una proposta di legge, insieme possiamo anche individuare delle soluzioni che conseguano quell'esigenza di cui ho detto all'inizio, che è un'esigenza prioritaria, e noi siamo di fronte a un passaggio decisivo per il nostro paese. Io vorrei che noi fossimo capaci al tempo stesso di essere consapevoli della gravità della situazione e dell'importanza di questa riforma. Questa riforma va fatta, non possiamo permetterci di non farla, ma dobbiamo al tempo stesso avere la forza per discuterla nel merito e per fare in modo che sia una buona riforma, una buona legge, perché altrimenti il rischio è quello di alimentare un'aspettativa che poi verrà tradita, alimentare l'aspettativa che questa legge risolva problemi e poi scoprire magari che questa legge invece i problemi non li risolve, ma li ha in qualche misura ulteriormente alimentati. Allora, il tema dell'evitare che una forza politica che rappresenta una minoranza si trasformi attraverso una legge in una maggioranza parlamentare schiacciante è un problema che non possiamo trascurare. Non possiamo trascurare anche perché la Corte Costituzionale ha appena dichiarato illegittima una legge proprio per questo motivo. Ripeto, si può risolvere il problema, non è affatto complicato, ci sono tante ipotesi. Una è già circolata anche sui giornali, è quella, per esempio, se non si vogliono abbassare eccessivamente le soglie, anche qui però le soglie basta spostare di una percentuale e le cose cambiano, perché io vorrei che noi riflettessimo su questo. Altro è escludere dalla rappresentanza le cosiddette liste civetta o le minoranze che strumentalmente si costruiscono per acquisire seggi in Parlamento. Chi rappresenta l'1 o 2% può anche stare fuori dal Parlamento, anche perché in molti casi chi rappresenta l'1 o 2% è, diciamo, l'effetto di un'operazione elettorale volta a ingannare l'elettorato, a carpirne il voto e a questo modo occupare una posizione in sede parlamentare. Ma chi rappresenta il 3 o il 4% di cittadini è qualcosa di diverso, è qualcosa di più. E lo stesso vale per chi rappresenta il 7%, l'8% dei cittadini. Si tratta di 3 milioni di voti. Allora, noi dobbiamo, da questo punto di vista, trovare un giusto equilibrio tra le esigenze della semplificazione,
che sono esigenze reali, perché semplificare il panorama politico e costruire quindi una democrazia dell'alternanza è un'esigenza reale. Noi abbiamo bisogno di arrivare a una democrazia dell'alternanza, noi abbiamo bisogno di semplificare il quadro politico, ma dobbiamo semplificarlo senza compromettere oltre misura il pluralismo sociale. E se la società è plurale, se la società è frammentata, se c'è un quadro politico molto frastagliato, noi dobbiamo usare prudenza, prudenza nel semplificarlo. Posto che l'obiettivo è chiaro, l'obiettivo è semplificare il quadro politico, ma l'obiettivo è quello di fare in modo che questa semplificazione sia una semplificazione riconosciuta dai cittadini, sia una semplificazione nella quale i cittadini si rispecchiano, perché altrimenti il rischio è che sia una semplificazione che allontana i cittadini, perché se l'offerta politica è un'offerta politica avvertita come troppo lontana, aumenterà l'astensione, e se aumenta troppo l'astensione le istituzioni si indeboliscono anziché rafforzarsi. Questo è il punto che dobbiamo, diciamo, ben considerare. Ecco perché le soglie è bene, diciamo, misurarle con attenzione. Misurarle con attenzione. A questo proposito, oltre a un abbassamento della soglia, l'altra ipotesi, così faccio già un passo in avanti, che è stata da più parti avanzata, è quella di consentire comunque alla miglior forza coalizzata, tra le diverse forze coalizzate, di accedere comunque alla distribuzione dei seggi. Quindi, se la forza politica principale si coalizza con più soggetti, quella forza politica tra quelle coalizzate che arriva alla miglior posizione, in quanto arrivata nella miglior posizione, partecipa alla distribuzione dei seggi. In questo modo cosa si ottiene? Si ottiene un duplice vantaggio, che chi partecipa e porta voti ha comunque un riconoscimento, e al tempo stesso però se la frammentazione è eccessiva, allora si può anche pagare il prezzo di un sacrificio della rappresentanza. È un punto di equilibrio ragionevole, è un punto di equilibrio che risolve anche il problema della Lega Nord e il problema del nuovo centrodestra e il problema di Sinistra Ecologia e Libertà. Perché? Perché la Lega, questo lo sapete, è girata questa ipotesi, l'ipotesi dell'emendamento Salva Lega. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarebbe una deroga a queste soglie di sbarramento per quelle forze politiche il cui consenso è tutto concentrato in alcune regioni. Allora, se il consenso è tutto concentrato in alcune regioni, si dice la soglia va calcolata nell'ambito di quelle regioni. Per cui, se una forza politica consegue l'8 o il 9%, ma in tre sole regioni, allora accede. Il che non è niente di scandaloso, guardate. Cioè, di per sé, se ci sono forze politiche che hanno una concentrazione elettorale tutte in alcune regioni, c'è l'esempio della Germania, è possibile che abbiano una facilitazione nell'accedere alla rappresentanza parlamentare, ma questo non deve avvenire a discapito di quelle forze politiche che hanno la stessa, diciamo, rappresentatività, ma ce l'hanno distribuita sull'intero territorio. E allora delle due l'una: se si introduce un emendamento che in qualche misura favorisce la rappresentatività delle forze politiche concentrate in alcuni territori, bisogna abbassare la soglia dell'8% e consentire a chi ha una equivalente rappresentatività sull'intero territorio nazionale di essere presente in Parlamento, perché sennò si produce una differenziazione tra il peso del voto di chi risiede in alcune regioni e il peso del voto di chi invece è collocato in altre regioni, senza contare che è nell'interesse del paese che la rappresentanza sia nazionale e che le forze politiche siano nazionali. Quindi anche qui non si stravolge l'impianto, non lo si stravolge, anzi lo si rende più forte e lo si rende più, diciamo, inattaccabile da un giudizio della Corte Costituzionale. Ecco perché noi dobbiamo discutere. Perché se noi discutiamo e lo rendiamo più coerente, più conforme ai principi che la Corte ha enunciato, lo rendiamo anche più capace di durare nel tempo, perché deve essere un accordo che dura nel tempo. Noi non possiamo ogni due anni cambiare la legge elettorale, ogni due anni discutere sempre dell'assetto istituzionale. Bisogna che lo si definisca in maniera che duri nel tempo. Ecco perché può sembrare un po' noioso, ma discutere delle soglie, discutere del premio di maggioranza, non è un parlare di cose tattiche, ma è un parlare invece di sistema e di impianto complessivo per la democrazia. E poi vengo all'ultimo, questi sono i problemi sui cui ruota e ruoterà il confronto parlamentare. Le soglie, sia di sbarramento, sia per l'attribuzione del premio. Per l'attribuzione del premio ho detto,
è previsto il 35, ma già si ipotizza il 37, che è un passo in avanti importante. Per quanto riguarda le soglie di sbarramento, così come sono costruite, sono soglie di sbarramento che potrebbero determinare delle aporie, potrebbero determinare degli effetti paradossali in cui la disproporzionalità e il premio sono quasi maggiori di quelle che erano presente, vigente, la precedente legge elettorale. E questo è il punto sul quale bisogna approfondire. E poi c'è la terza questione che veniva ricordata prima nell'introduzione da Stefano Esposito, cioè come si scelgono i candidati? Là, il testo base prevede che ci siano dei collegi plurinominali che, stando al testo della legge, hanno un numero di candidati che può variare da 3 a 6, 7 fino ad 8, potrebbero essere in alcuni casi. E questo è l'altra grande questione, cioè questo è il guardare la legge elettorale dall'altra parte. Prima l'abbiamo guardata dall'alto, dal punto di vista delle forze politiche, adesso guardiamolo dal basso, guardiamolo dal punto di vista dei cittadini e che cosa vedono i cittadini sulla scheda e quale, diciamo, scelta viene loro attribuita. Allora, qui il problema è il seguente. Innanzitutto, sgombriamo il campo da un aspetto che è stato oggetto di molta tensione all'interno del Parlamento. Chi definisce i collegi e come si definiscono i collegi? L'ipotesi originaria, quella giunta in commissione, prevedeva che fosse la stessa Commissione Affari Costituzionali e quindi lo stesso Parlamento, a definire le circoscrizioni. Questa ipotesi, che al momento è ancora nel testo base, verrà sicuramente, diciamo, superata e si procederà come si è sempre proceduto in materia di definizioni delle circoscrizioni attraverso il conferimento di una delega al governo. Quindi il governo sarà delegato, il Ministero degli Interni sarà delegato a definire le circoscrizioni. E sarà delegato a definire le circoscrizioni sulla base di criteri e principi direttivi indicati dal Parlamento. Dopodiché il Parlamento esprimerà un giudizio su come il governo ha esercitato la delega. Questa delega è una delega che approveremo nei prossimi giorni, a partire dall'11 inizierà alla Camera la discussione e poi la votazione, e la delega prevede una serie di criteri che tengono conto delle caratteristiche dei territori, dell'omogeneità dei territori e quindi dei collegi, che devono essere ovviamente il più possibile omogenei, e dell'ampiezza. Questo è il grande tema. Perché? Perché la legge dà un margine, dà un, come dire, un limite minimo e un limite massimo abbastanza significativi. E abbastanza significativi perché? Perché altro è un collegio in cui vengono eletti 3 candidati, altro è un collegio in cui ne vengono eletti 8. Cioè la differenza è enorme. È enorme. Perché un conto è vedersi una lista di 3 e un conto è vedersi una lista di 8. E qui si inserisce il tema, appunto, del come si scelgono quei 3, i partiti, come definiscono quei 3. Ora, qui bisogna essere di nuovo disponibili a un ragionamento molto, molto aperto, molto complicato. Perché? Perché non c'è niente di scandaloso che un partito politico si assuma la responsabilità di definire i candidati. Un partito politico dice ai cittadini: io ti offro questo programma e insieme a questo programma ti offro questi candidati. Non c'è niente di strano, fa parte, diciamo, della normale fisiologia della democrazia politica parlamentare. I partiti politici si assumono la responsabilità di individuare i candidati e se li decidono nel loro interno. I partiti sono un'associazione privata che offre ai cittadini una proposta politica e dice: questi sono i miei candidati, sono questi. Io mi riconosco attraverso queste facce, il partito si presenta attraverso queste facce, sono i miei candidati, nei collegi uninominali, nei collegi plurinominali, nella lista bloccata. Punto. Questo non è un attentato alla democrazia, Cerchiamo di parlarci con chiarezza. Guardate, io non rincorro, non liscio il pelo, voglio che noi ci diciamo le cose con onestà. Un partito può anche ragionare così e dire: io mi presento ai cittadini e offro ai cittadini questi candidati. Lo seleziono al mio interno, ne discuto negli organi di partito, ne discuto tra gli iscritti, ne discuto in segreteria e dopodiché mi assumo la responsabilità di presentare dei candidati credibili. I candidati non sono credibili, i cittadini non lo voteranno il partito.
Questo modo di ragionare, guardate che è un modo di ragionare che non deve scandalizzarci. Il problema è un altro. Il problema è un altro. E cioè, oggi, i partiti, il nostro partito, ma tutti i partiti, sono in grado di esercitare questa scelta in maniera riconosciuta dai cittadini? Oggi i partiti politici sono in grado di ricostruire un rapporto di fiducia indicando i candidati senza riconoscere agli elettori nessuna possibilità di scelta? Questo è il problema sul quale dobbiamo interrogarci. Oggi, nel 2014, noi ricostruiamo di più un rapporto di fiducia con i cittadini se li coinvolgiamo nella scelta dei parlamentari oppure se lo decidiamo al nostro interno? Io su questo punto di vista lo dico perché bisogna essere intellettualmente onesti, è un problema molto complicato, che a mio parere però oggi va affrontato tenendo conto anche delle caratteristiche del nostro partito. Noi siamo un partito che a un certo punto ha deciso, per ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini, di aprirsi. Io devo dire, lo dico, non sono tra coloro che si è, che si è particolarmente adoperato e ha particolarmente gioito di questa apertura, di questa ossessione per le primarie, di questa apertura per la scelta del segretario a chiunque passa e fa una dichiarazione. Io lo dico perché ho visto questo come un rischio di una, diciamo, di uno sfarinamento del nostro partito. Però il nostro partito ha pensato che questo aprirsi, questo coinvolgere i cittadini nelle primarie per la scelta del segretario, questo coinvolgere i cittadini per le elezioni di tutti i livelli, fosse il modo attraverso il quale riattivare un rapporto di fiducia con i cittadini. E a un certo punto si sono scelte le parlamentari all'ultimo, in fretta e furia, perché si è pensato che quello fosse un modo per coinvolgere e riattivare un percorso di fiducia. Allora di questo non possiamo non tenere conto, così come non possiamo non tenere conto che l'aspetto più odioso del Porcellum nell'opinione pubblica era proprio il fatto di non poter scegliere i candidati. Questo era l'aspetto più odioso. È così, è un fatto, non possiamo negarlo e dobbiamo quindi ragionarci sopra e trovare una soluzione che faccia sì che i cittadini siano coinvolti, perché questo serve a che cosa? Serve a rendere il Parlamento più vicino ai cittadini, più riconosciuto dai cittadini. È così. Aspetta. Allora, noi abbiamo, attenzione, la questione, può darsi che noi la possiamo risolvere tranquillamente, ma il tema della rilegittimazione dei partiti non è un tema che riguarda un partito. Perché in una democrazia, diciamo, compiuta, l'interesse ad avere che cosa? Ad avere un rapporto di fiducia nel Parlamento è un interesse generale. E quindi non è solo un problema che il Partito Democratico si risolve per conto proprio. Certo che il Partito Democratico se lo può risolvere per conto proprio, ma non possiamo derubricarlo a una questione del Partito Democratico. Perché? Perché se noi per 20 anni abbiamo detto che uno dei mali della democrazia era il partito padronale, se noi per 20 anni abbiamo detto che uno dei problemi della democrazia italiana era il fatto che uno dei principali soggetti politici era fatto da un soggetto che dall'alto legittimava il partito, che non faceva un congresso, non faceva un'assemblea e aveva un processo discendente di legittimazione anziché ascendente, perché questo è il punto di Forza Italia, con un capo che dall'alto costruisce il partito anziché attraverso un processo che dal basso costruisce una forza politica. Allora, se questo è il problema, noi non possiamo derubricarlo a una questione che noi ce la risolviamo tranquillamente come abbiamo già fatto, mentre invece Forza Italia potrà tranquillamente Berlusconi scegliersi tutti i suoi parlamentari e avremo comunque un Parlamento che sarà per una gran parte un Parlamento di persone che sono state scelte senza il coinvolgimento. Io non credo che noi possiamo questo trattarlo come se fosse una questione irrilevante, è una questione di democrazia, è una questione di funzionalità complessiva. Però, ripeto, è un problema che io voglio che noi riusciamo a trattare senza lisciare il pelo alla pancia, perché il nostro paese è profondamente malato, è profondamente affetto da populismo crescente. Il tema delle preferenze, se noi lo trattiamo in maniera demagogica, ci facciamo del male.
Il Partito Democratico non lo deve trattare come se fosse una, diciamo, facile questione che consente in maniera strumentale di... No, dobbiamo trattarlo con equilibrio, perché il problema è reale. Ed è talmente reale che noi abbiamo costruito tutto il nostro partito sul coinvolgimento dei cittadini, proprio perché è un problema reale, è una contraddizione effettiva questa, da cui non possiamo, diciamo, uscire semplicemente dicendo ognuno fa quello che vuole. A questo proposito sono state avanzate tutta una serie di emendamenti che ci tengo a dire, emendamenti concordati e discussi da tutto il gruppo. Questi emendamenti, sono un pacchetto di emendamenti, sono emendamenti presentati con l'accordo del capogruppo e che vengono offerti alla discussione parlamentare proprio per lasciare aperte le questioni che devono essere approfondite. Non sono emendamenti di una minoranza che strumentalmente pone delle questioni, sono emendamenti concordati, condivisi. Chiaro? Dopodiché si ragionerà. Questi emendamenti affrontano tutti i diversi aspetti, soglia, premio di maggioranza e superamento delle liste bloccate, attraverso una pluralità di ipotesi. Per quanto riguarda il superamento delle liste bloccate, si immaginano sostanzialmente quattro ipotesi. Si immagina, sono stati depositati emendamenti che ruotano intorno a quattro ipotesi. L'introduzione dei collegi uninominali, che è perfettamente compatibile con l'impianto della legge, perfettamente compatibile. Il collegio uninominale avrebbe il pregio, sì, di indurre le forze politiche a selezionare il candidato migliore e in qualche modo ad avvicinare maggiormente il cittadino all'eletto e a far svolgere delle primarie che sono facili da svolgere. Sono più facili, perché le primarie per il collegio uninominale sono semplici, uno. Anche se sollevano, poi vi dico quale limite. La seconda ipotesi è quella di prevedere un meccanismo di preferenze con ampliamento dei collegi, però, perché le preferenze hanno un senso se i collegi non sono molto piccoli, perché altrimenti la doppia preferenza, quella ipotizzata di genere, uomo-donna, è, capite che se i candidati sono solo tre è difficile, diciamo, praticarla. E quindi doppia preferenza, uomo-donna, in un ambito però circoscrizionale più ampio, quindi collegi che non vanno sotto i 5 o i 6. Terza ipotesi, primarie obbligatorie per legge, disciplinate dalla legge e gestite direttamente dallo Stato. Primarie obbligatorie per legge. Ultima ipotesi, primarie disciplinate per legge ma facoltative. Cosa vuol dire? Vuol dire che le modalità di svolgimento sono definite dalla legge e quindi sono organizzate direttamente dal Ministero degli Interni, ma si svolgono solo se il partito decide di svolgere. Ci sono altri paesi che hanno modelli simili. Messico, per esempio, ha adottato un sistema di preferenze a scelta del partito. I partiti possono scegliere se consentire ai propri elettori di indicare anche una preferenza sui candidati oppure di presentare la lista bloccata. E questo viene sulla scheda stessa riportato. Ultima ipotesi è l'ipotesi belga-svedese, mettiamola così. Cioè c'è una lista bloccata, una lista bloccata breve, il partito si assume la responsabilità di presentare una lista bloccata e quindi un ordine, ma al tempo stesso, pur assumendosi la responsabilità di presentare una lista bloccata, consente ai cittadini di esprimere una diversa indicazione e se la scelta che i cittadini compiono è significativamente diversa da quella fatta dal partito, cioè se un numero considerevole di cittadini modifica l'ordine, allora vale l'indicazione dei cittadini. Quindi c'è una scelta in prima battuta da parte del partito, che però i cittadini, se non si riconoscono in quella scelta, possono tranquillamente modificare. Questa è un'altra ipotesi, che contempera, capite, le due esigenze. Io capisco che qua si va su aspetti tecnici, ma il problema è affrontare la questione, non derubricarla a una questione, come dire, di secondo livello. Questo è, diciamo, questi sono i contenuti principali dell'accordo. Insieme a questo si prevede espressamente che la legge sia una legge che entra in vigore, produce i suoi effetti nel momento in cui si supera il bicameralismo, cioè l'intero impianto è costruito pensando che ci siano le condizioni, e a mio avviso ci sono per davvero le condizioni, per superare anche il bicameralismo perfetto. E quindi prevedere che soltanto più una Camera
conferisca la fiducia. Qui poi si aprirà un capitolo che io credo noi, dal svolgimento della prossima direzione, la direzione del 6, sarà una direzione nella quale il segretario si è impegnato a presentare una prima bozza di ridisciplina, di riscrittura del Senato, del ruolo del Senato e del rapporto Stato-Regione, quindi titolo quinto. Quindi a partire da quella direzione si aprirà poi un confronto su una bozza che questa volta riguarderà il bicameralismo, a dimostrazione del fatto che si sta facendo sul serio. Questo e si sta facendo sul serio prestando attenzione al merito. Ho sentito una battuta da parte di Stefano prima, che naturalmente è una battuta, ma che in realtà evoca un tema di sostanza molto profondo. Noi dobbiamo superare il bicameralismo, noi dobbiamo fare in modo che soltanto più una Camera conferisca la fiducia, e questo lo dobbiamo fare per rendere la democrazia più capace di decidere e al tempo stesso per rendere la democrazia meno conflittuale, perché il superamento del bicameralismo e la costruzione di un Senato delle regioni consentirà anche di superare la conflittualità Stato-Regioni, che sembra un aspetto anche questo tecnico, ma ci costa tantissimo e produce un'inefficienza enorme, perché la stragrande maggioranza del contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, oggi dovete saperlo, è un contenzioso per conflitto Stato-Regioni. E noi non ci possiamo permettere di avere regioni che non funzionano e lo Stato che non riesce ad intervenire sui territori, perché c'è una permanente e costante conflittualità tra i due livelli. Il Senato delle regioni serve a questo anche, a superare la conflittualità Stato-Regioni, e non serve, lo voglio dire, non serve a farci risparmiare il costo dello stipendio dei senatori. Almeno tra di noi, diciamocelo. Noi la riforma la facciamo e la dobbiamo fare per rendere la democrazia più funzionante e per rendere i diversi livelli capaci di cooperare al meglio, non per risparmiare lo stipendio di qualche senatore che lo stipendio se lo merita e se lo guadagna del tutto. Grazie. Grazie ad Andrea, anche per aver semplificato un tema molto complicato. Allora, io adesso do la parola a Silvia Fregolent, ho già 12 interventi, prego tutti di... I tempi saranno molto rigidi, 5 minuti, in modo che per domande... Silvia, vai... va bene. Rimango qua, così poi lascio il posto alla mia collega Anna Rossomando e facciamo la staffetta. Ringrazio Stefano, non volevo io in realtà intervenire e stare seduto al tavolo perché non ho organizzato l'iniziativa, ma l'ha organizzata lui, ma lo ringrazio del suo generoso invito. Soprattutto questa è una boccata d'ossigeno dopo una settimana politica tra le più brutte che io abbia vissuto nella mia vita politica, e penso che molti di voi che l'hanno visto in televisione l'abbiano potuta percepire. La violenza che abbiamo avuto in questi giorni alla Camera è stata, da parte del Movimento 5 Stelle, è stata veramente inaudita, e quindi una domenica di confronto politico è una boccata d'ossigeno che non ha uguali, e per questo vi ringrazio e ringrazio della vostra presenza. Le considerazioni che voglio fare sono veramente poche e brevi. Ovviamente, e parto dall'ultima cosa che ho detto, non è un caso la violenza di questi giorni, il nervosismo dei deputati 5 Stelle. Loro erano arrivati in Parlamento per aprire il Parlamento come una scatola di tonno. Uno, si sono trovati imbrigliati dalla scatola di tonno, perché ovviamente se tu non conosci le procedure, poi alla fine è anche molto difficile essere concreti, ma soprattutto loro si sono posti in una situazione di non collaborazione in nessuna delle circostanze, dal governo con Bersani a oggi alla riforma elettorale, perché quando è stata proposta la riforma elettorale è stata posta a modo dialogo nei confronti di tutti, e loro, come ancora una volta, hanno fatto una pernacchia, salvo poi capire che il fatto che si era raggiunto un risultato li toglieva l'ennesimo argomento sul fatto che loro potevano esistere e sulla ragione della loro esistenza. Arrivo a un punto unico su cui voglio trattare, perché tutte le percentuali di cui ha parlato Andrea nella sua relazione sono oggetto di confronto. Oggi abbiamo la proposta che il testo base che è il 35%, poi ovviamente stanno lavorando bene su questa cosa. Mi preme parlare delle preferenze. Chi vi parla, come Andrea, come Stefano, come Federico,
siamo stati eletti nella nostra vita in tutti i modi, con le preferenze, in collegi e in una lista bloccata dopo le parlamentari. Nel 93, quando fu fatto referendum contro la preferenza multipla in seguito a Tangentopoli, fu deciso di eliminare un modo con il quale c'era stato un'intossicazione forse della politica, o era stato valutato uno degli elementi di intossicazione della politica. Oggi un cittadino può scegliere consigliere comunale scrivendo Andrea Giorgis, può scegliere un consigliere regionale scrivendo Roberto Placido, può eleggere, adesso non più perché le province sono insomma in fase di superamento, però può scegliere il Partito Democratico che prevede nel collegio Nizza Lingotto Silvia Fregolent, oggi, e sceglie un parlamentare, e non può scegliere un parlamentare perché col Porcellum prevede una lista. La scorsa legislatura il tema della riforma della legge elettorale si bloccò proprio su questo punto, in quanto il nostro partito non era per la preferenza, mentre altre forze politiche sì. E perché non era per la preferenza? Molti dissero perché la casta dei politici era talmente forte che... No, non è così. Perché ti posso garantire che Beppe Fioroni, che non mi sembra un pischello, le preferenze ce l'ha e ha anche i soldi per prendere le preferenze. Probabilmente Silvia Fregolent, se avesse dovuto fare una campagna contro Beppe Fioroni, non erano le parlamentari, perché molte giovani donne o molti giovani che sono entrati in Parlamento con le parlamentari e continuano a dire io sono stata scelta con le parlamentari e quindi voglio la preferenza. Qua abbiamo Roberto Placido, che è un professionista della preferenza, e lo dico perché quando ero nei Democratici di Sinistra veniva visto con sospetto il fatto che lui prendesse così tante preferenze. Roberto, dimmi se dico qualcosa di sbagliato. No, appunto. Allora, i mister preferenza ci sono e vengono sempre visti con sospetto, almeno nella nostra cultura, ok? Allora, la preferenza oggi, facciamo così, un segretario pensa alla fotografia nazionale. La preferenza, tanto per intenderci, è molto più espressa al sud. A prescindere da destra e sinistra, Basilicata, regione di centrosinistra, gli elettori scrivono l'84,5% degli elettori scrive un nome. La Calabria, più di centrodestra, l'85,1%. La Lombardia, di centrodestra, il 13% degli elettori, 13% contro 85,9%. Idem Piemonte, idem Veneto. Questo non vuol dire che è per forza è oggetto di voto di scambio, non mi permetterei mai di dire, perché il fatto che sia espresso in una regione del centro-sud per forza deve essere oggetto di scambio, ma di fatto è una realtà. Allora, quando noi parliamo di preferenze, e chiudo, bisogna dare atto che ci sono persone che ci hanno sempre creduto, e Stefano Esposito fa bene a dire, io era dal 2007 che lo dicevo, nella più totale solitudine. Tendenzialmente il nostro partito ha sempre preferito fare le battaglie per i collegi, tendenzialmente, con poi qualche eccezione, ma tendenzialmente con i collegi. Perché ha affezionato i collegi? Non lo so, perché ha sempre avuto una percezione che questo portasse meglio. Poi non è vero, perché non è una legge elettorale che ti porta a vincere o perdere, è la politica che ti porta a vincere o perdere, perché la prima volta del Mattarellum abbiamo perso, la seconda volta abbiamo visto, la terza volta ci hanno cambiato, la terza volta ha rivinto Berlusconi, la quarta volta ci hanno cambiato la legge con il Prodi 2, e quindi insomma, a prescindere dal sistema elettorale, è la politica che permette di vincere o meno. Però la legge elettorale è uno strumento importante e non va sottovalutata. Allora, quando si parla di preferenze, tout court, preferenze, dove io scrivo appunto Andrea Giorgis, devo sapere che oggi in Europa c'è solo la Grecia che ce l'ha così. Ora, rispetto per i fratelli greci, perché a me piace anche molto la Grecia, non mi sembra proprio la nazione da prendere esempio in questo momento come nazione che funziona. Posso scegliere, qualcuno mi ha scritto, ma io voglio scegliere gli onorevoli onesti. E mi fa piacere, ed è giusto. Ricordiamo che Herb Batman, di preferenze, ne ha presi 20.000. Quello della testa di maiale, di preferenze, ne ha presi 20.000. Ok? Rimborsopoli, l'abbiamo avuto nella regione Piemonte, con
consiglieri scelti con le preferenze, non erano nel listino bloccato, quei consiglieri lì. Allora, cerchiamo di trovare una soluzione. Noi l'abbiamo trovato nelle primarie, dobbiamo regolare le primarie, perché ha ragione Andrea quando dice noi le parlamentari le abbiamo fatto, poi ci siamo trovati dall'alto persone che non conoscevamo neanche, alcune li conoscevamo, altri no, e quindi abbiamo diritto di sapere, tutti vengono scelti con le primarie o nessuno, e quindi bisogna regolamentare. Sapendo però, e qui veramente concludo, che questa è l'unico vulnus che non piace di quello che si è potuto leggere della legge elettorale. Allora, il Partito Democratico è giusto che lo affronti, sapendo che in questa fase l'onda viene cavalcata dai piccoli partiti. Io ho sentito Sel alla Camera parlare di preferenze, non ci potevo credere, per tradizione culturale, intendo, non perché non penso che quelli che abbiano parlato siano convinti, come Fratelli d'Italia, come Scelta Civica. Allora mi è venuto in dubbio, perché li parlano così tanto di preferenze ai partitini piccoli? Non è che parlano di preferenze e vogliono in realtà portare a casa una diversa percentuale di sbarramento? Non lo so, non conosco così bene la Meloni per pensare diversamente, però un sospetto a me è venuto. Grazie. Grazie Silvia. Giorgio Merlo si prepara, Vincenzo Basile. Mi raccomando i tempi, così riusciamo a far parlare tutti. Molto rapido. E poi concludiamo. Ringrazio con Zanda. Ringrazio molto Stefano per questa iniziativa, perché è utile e indispensabile. Io tocco un solo tema. Sulla riforma della legge elettorale, da sempre, ci sono due scuole di pensiero. C'è chi dice che è la politica che determina il sistema elettorale e c'è chi dice che sono le regole elettorali che poi ridisegnano il panorama politico. Questa riforma qui c'entra entrambi questi obiettivi, perché diciamocelo con molta chiarezza, io ringrazio molto Andrea che ha fatto una straordinaria relazione, però è bene che tra di noi ci diciamo anche le cose vere, no? Che esulano un po' dall'ufficialità. Allora, c'è un disegno politico dietro a questa riforma, l'abbiamo capito tutti. I due capi dei partiti più grandi del nostro paese hanno fatto un accordo politico di ferro, meno male. C'è una sintonia politica perfetta, meno male, che dovrebbe portare ad una riforma elettorale, meno male. Che cosa prevede però questo obiettivo politico? Andrea l'ha già detto, io lo dico in termini più di manovalanza. Prevede il prosciugamento di tutto ciò che sta tra il PD e Forza Italia, e se non è il prosciugamento è l'annessione a questi due partiti, tranne Grillo, e prevede dall'altra parte, sul tema giustamente segnalato da Stefano, una selezione della classe dirigente che parte dall'alto. Allora, l'unica riflessione che voglio fare è questa. Noi sappiamo che la selezione della classe dirigente nel nostro Paese non può e non deve diventare mai un fatto tecnico-procedurale. La selezione della classe dirigente è sempre un fatto politico-culturale. Quando io sento dire da molti esponenti del PD, dico cose scontate, la preferenza no, le preferenze no, il collegio uninominale no, le primarie per legge per scegliere i candidati? No. Ed erano già primarie soltanto facoltative, caso misterioso. Tu partito non devi, puoi farne ricorso. Uno si chiede allora, ma che cosa c'è dietro questo? Gli esponenti più autorevoli del nostro partito ci dicono le riforme si fanno, anche i ritocchi, se siamo tutti condivisi. Io lo traduco per la gente di Cavour, da dove provengo. Le riforme, i ritocchi si fanno se anche Berlusconi è d'accordo. Allora, tra di noi, diciamoci le cose con chiarezza. Vogliamo la riforma elettorale. Vogliamo superare questo pantano che dura da 20 anni, come dice il nostro segretario. Vogliamo finalmente creare una situazione che permette la sera stessa del voto a chi ha vinto di governare. Bene. Ma alla domanda che tutti i nostri elettori, credo, ci fanno, anche perché da 9 anni noi privatamente, pubblicamente, in tutti i dibattiti abbiamo detto una cosa sola: mai più liste bloccate.
Mai più liste bloccate, mai più proibire al cittadino di scegliersi i propri rappresentanti. Su questo abbiamo giurato, spergiurato, ci siamo presi un impegno pubblico. E adesso la risposta qual è? Noi facciamo le modifiche soltanto se ci sono le condizioni che le permettono? Allora su questo, e chiudo, l'appello che faccio ad Andrea, l'appello che faccio agli attuali parlamentari è molto semplice. Non prendiamo per il culo i nostri amici, e chiedo scusa per questa terminologia volgare, non prendiamoci in giro tra di noi. Va bene le soglie, va bene il premio di maggioranza, speriamo che non sia del 20%, ma un po' più basso. Va bene evitare il ricatto dei piccoli partiti, ma su un punto il PD non può e non deve cedere. Non può e non deve cedere. Non volete la preferenza? Ci sono le preferenze. Non volete le preferenze? C'è il collegio uninominale. Non volete la preferenza, le preferenze e il collegio uninominale? C'è una legge che si può fare, c'è già in Toscana, che prevede la selezione delle candidature attraverso non le primarie farlocche, ma attraverso le primarie vere. Non volete neanche questo, non veniteci a dire, non mi rivolgo a loro perché so che la pensano come me, non veniteci a dire che noi faremo le primarie. Perché io ho letto con molta attenzione, ma sono cose del tutto risapute, ciò che ha detto uno degli ispiratori di questa legge, il professor Dalimonte, che non è un politico. E ha detto una banalità su questo, talmente scontata, talmente vera. Questo sistema elettorale, che permette la governabilità, che permette la stabilità, che permette di evitare il ricatto dei piccoli partiti, deve però prevedere una fidelizzazione totale tra il capo partito e la squadra parlamentare. Su questo Berlusconi è coerente, i candidati li scelgo io. Io ho qualche dubbio che nel Partito Democratico si faccia una proroga su questa regola qui e si dica no, è tutto casuale, è tutto buttato all'avventura, scelga chiunque. Registro che un segretario a cui noi vogliamo bene, come anche Renzi, che è Bersani, che era antropologicamente lontano da Renzi per concezione, per modo di fare, ha introdotto, giustamente dico io, 168 amici nelle liste senza farli passare dalle primarie. Si chiamava Bersani, c'era un altro sistema elettorale, c'era un'altra epoca, c'era un altro contesto. Io ho qualche perplessità che nel momento in cui dovessero passare le liste bloccate, noi attraverso quel sistema garantiamo una partecipazione piena dei cittadini alla scelta dei propri parlamentari. Ecco perché su questo noi ci giochiamo non una battaglia secondaria, ma ci giochiamo la battaglia democratica che il Partito Democratico ha sostenuto in questi 9 anni di Porcellum. Tutto possiamo fare, tranne che dopo un Porcellum di liste bloccate, noi facciamo un Porcellum di serie B. Io sono convinto che iniziative come oggi possono servire in questa direzione. Grazie Giorgio. Basile, si prepara Placido. Mister Preferenza. Buongiorno, Basile da Rivoli. La mia maggiore perplessità su intanto grazie per la chiara illustrazione che c'è stata della proposta in discussione. Il mio principale problema su questa legge è che alla fine dei conti questa legge riforma elettorale risulti nuovamente, vada a incagliare nuovamente sotto la Consulta per incostituzionalità. Perché? Perché questa legge porta avanti un approccio di tipo maggioritario, il quale per sua natura distorce il volere dell'elettorato, riducendo il peso dei piccoli e amplificando quello, diciamo, del peso di chi ha vinto le elezioni. E questo non mi sembra in linea con l'impianto costituzionale vigente, perché anche quello si può cambiare, ma l'impianto costituzionale vigente si basa su una impostazione di tipo proporzionale, ogni cittadino vale uno, dove prevede, come sappiamo tutti, due tipi di maggioranza. Abbiamo una maggioranza semplice per le leggi ordinarie e poi ci sono delle maggioranze particolari per gli organi di garanzia, compreso il Presidente della Repubblica, che anche lui viene eletto attraverso un sistema particolare.
Nel momento in cui uno va a distorcere questa, la rappresentativa dei parlamentari rispetto al volere della popolazione, di chi ha votato, dell'elettorato, va a distorcere anche queste percentuali. Tanto per rimanere a un caso concreto, si votasse con questa legge nell'attuale scenario, non è improbabile che il risultato veda quattro gruppi di oggetti, tutti che supponiamo al 25%, che ne so, ABC al 25%, tre partiti, sappiamo tutti chi sono, è un gruppo di partiti frammentati che non raggiungono nessuno alla soglia, che nel totale fa il 25%. A votare sappiamo tutti che va grosso modo il 50%, quindi noi abbiamo, mandiamo subito via un 25% di elettori che non contano più nulla, subito via, perché non hanno nessuna rappresentanza, non avendo raggiunto le soglie. Un 25% che si prenderà il suo minimo, che, attenzione, diventa già 33%. Anche quella forza che aveva il 25%, siccome un 25% è andato via, si prende comunque un terzo del Parlamento, quindi già riceve un premio pur senza meritarlo, pur senza aver vinto nulla, semplicemente perché ho eliminato il 25% di elettori che non contano più nulla. Nel secondo turno vanno a votare i primi due, che sono il 50% diciamo, dei voti che abbiamo preso, che erano la metà degli elettori, e di questi qualcuno vincerà dei due. Sappiamo tutti che al secondo turno vanno a votare ancora meno rispetto al primo. Quindi, alla fine dei conti, Esposito, mi chiedo quale legittimità ha questo partito che vince, che si prende la maggioranza del Parlamento. Allora, mi rendo conto che per governare bisogna pur trovare un metodo, questo è evidente, perché se rimaniamo nel discorso del pantano della Prima Repubblica siamo sempre lì. Però quello che voglio sottolineare è come questo sistema sia in contrasto con la Costituzione. Quindi anche lui, secondo me, alla fine incapperà in quella tagliola. Allora, intanto, rimanendo fermi a questo, come minimo io suggerirei che al secondo turno, non so se la cosa può essere praticabile, partecipino non solo i primi due partiti, ma i partiti significativi, un po' come avviene, tanto per fare un esempio calcistico, quando si tratta di decidere chi deve andare dalla B alla A, dove si vede anche la differenza dei punti dal quarto rispetto al quinto. Cioè, voglio dire questo, che se un partito prende i primi due prendono 25, che quindi è la stessa cosa, perché quello che ha preso il 24 viene eliminato dalla competizione finale? Supponiamo che noi siamo i primi, 25,1, Berlusconi prende 24,9, Grillo 24,8, Grillo viene eliminato, ma ha lo stesso peso nostro, non è che quei 2% in più vogliono dire chissà che cosa, ha lo stesso peso nostro e non partecipa più al voto, non lo trovo corretto. Quindi anche questo gruppo che è, diciamo, forte quanto noi, dovrebbe partecipare, secondo me, all'altro turno. Dopodiché, se vogliamo evitare questo, c'è poco da fare. Bisogna, d'altronde è anche previsto dall'abolizione, diciamo così, dalla modifica del Senato, bisogna porre mano all'impianto costituzionale, cioè, bisogna farlo, c'è poco da fare. Allora, quello che io voglio suggerire a Esposito, piuttosto che questo Senato delle regioni, che non capisco cosa serve, mi sembra un po' sminuente rispetto... Perché non fare due Camere, di cui una che si occupi di leggi quadro, di autonomie, di rapporto Stato-Regioni e che sia eletto, dove possono trovare rappresentanza tutti, quindi a sistema proporzionale come una volta, e invece risolvere il problema della governabilità attraverso una Camera dedicata, eletta con un sistema maggioritario finché vogliamo, che però non si occupi più, a cui si è vietato occuparsi, di quella parte, diciamo, di leggi che richiedono la maggioranza speciale. Non possa eleggere il Presidente della Repubblica, non possa modificare la Costituzione e cose di questo tipo. Finito. Grazie. Placido, soprannominato Mister Preferenza poco fa, mi raccomando i tempi, poi ha chiesto di intervenire Morri, poi Ferrentino, Guarino, Gentile, 40, Malvè, Ponte, Froia, nel mezzo Rossomando e Fornaro. Poi non ho altri interventi. Tempi, Roberto, grazie. Grazie dell'invito. In realtà, a grande richiesta si dovrebbe dire,
Io non contavo di intervenire perché per motivi familiari mi devo assentare, quindi, però il tema era assolutamente interessante, come si vede dalla sala piena e solo posti in piedi, e anzi molte persone in piedi, quindi ringrazio chi ha organizzato questo incontro, quanto mai attuale. Però io devo alcune questioni schematicamente, quindi mi scuso per magari per la non sufficiente chiarezza. Allora, intanto noi stiamo per candidare, secondo alcuni, alla segreteria regionale un noto delinquente, perché Davide in provincia mi ha battuto come preferenze, perché per alcuni nel nostro partito chi prende le preferenze è quasi un delinquente. Oh? Questo è un tema. Perché allora noi abbiamo candidato ed eletti delle persone di malaffare in circoscrizione, nei comuni, alle regioni e al Parlamento europeo. È un problema serissimo e politico, perché secondo alcuni le preferenze sono sinonimo di malaffare. E di conseguenza Davide Gariglio, che in provincia ne ha prese più di me, noi ci dobbiamo porre un problema. Naturalmente io la penso in maniera diametralmente opposta. Nel nostro partito si pensa di risolvere, non solo nel nostro, con sistemi e ingegneria elettorale, dei problemi che sono squisitamente politici. Questo è il problema. E si pensa con lo schemino, e a secondo delle situazioni del segretario, ma naturalmente, come dire, Totò diceva la somma che fa il totale, no? Si cambiano gli addendi per arrivare sempre allo stesso risultato. Avere un Parlamento di dipendenti asserviti alle opinioni del segretario. La democrazia è un'altra cosa, sia di chi la rappresenta perché pro tempore eletto, sia del cittadino che ha il diritto di poter scegliere. E se fosse anche solo il 13-15% che dà la preferenza? Guardate che nella democrazia noi abbiamo sempre detto che ci battiamo e lottiamo per difendere il diritto anche solo di una persona. Tema molto caro alle donne. Se anche l'aborto lo volesse praticare una sola donna, noi dobbiamo avere una legge. E allora io mi chiedo perché, se il 13% dei cittadini vogliono scegliere i propri eletti, bisogna in qualche modo surrettiziamente impedirglielo. Perché questo è il tema. E allora io mi sono andato a rileggere, non vedo Andrea che... No, scusa, ma come dire, esperto in materia, molti di voi presenti qua direttamente se lo ricordano, hanno anche qualche anno più di me, o l'hanno ripetuto come ho fatto anch'io, a strepitare a decenni di distanza contro la legge truffa. No? Il PC ha fatto intere generazioni di quadri a ricordare quella vergogna della legge truffa. Quella vergogna della legge truffa, in confronto la truffa è questa legge passata e questa legge che si vuol fare. Questo è. Perché la legge truffa, è vero, in un altro contesto, la legge truffa diceva, udite, che chi avesse superato il 50% dei voti, la maggioranza ce l'aveva già, chi avesse superato il 50% dei voti, i democristiani erano delle persone democratiche, nel vero senso della parola, una grande tradizione, non si sarebbero mai azzardati a pensare di sovvertire la maggioranza con una minoranza, seppur qualificata. Chi avesse superato il 50% dei voti scattava un 15%. La reazione dei parlamentari del Partito Comunista Italiano fu inferiore solo a quella dei grillini di questi giorni. No? Anche questo bisogna ricordare. Perché quando si parla di certe... Io naturalmente i grillini li contrasto, non sono d'accordo, ho scritto ancora stamattina, ho messo l'intervento di Corrado Augius alle invenzioni barbariche, che vi invito a vedere e a poter discutere con gli altri. È stato più bravo di molti politici nazionali, commentatori televisivi e giornalisti, a
rappresentare le motivazioni vere, democratiche, di consenso per le quali il Movimento 5 Stelle sbaglia. Finisco, però concedimi qualcosa in più, essendo stato, come dire, grande richiesta, mi tocca... Un minuto per ogni preferenza. Sì, allora andiamo in vacanza quest'estate, no? Ma faccio in fretta, finisco. Quindi questo è, perché altrimenti si perde il senso della storia e si cerca di piegare la storia, come dire, le istituzioni al proprio volere. Perché questo è il cercare di piegare attraverso regolamenti, leggi, le istituzioni al proprio potere. E allora, quando abbiamo fatto le primarie per i parlamentari, eravamo pochissimi a dire che erano primarie finte, farlocche, fra Natale e Santo Stefano, non si è mai visto. Allora tutti a riempirsi la bocca, no, esercizio di democrazia, grande prova, ma non contiamoci storie. Noi abbiamo fatto una roba, come dire, piuttosto che niente, meglio piuttosto, ma un'altra cosa, E allora come si scelgono i parlamentari? Attraverso i pacchetti delle tessere, che non ho mai avuto? E allora la maggioranza sarà quella che determinerà sempre i candidati con le finte prove per accondiscendere il capo. Questa è la partita in ballo. Questo è, non è altro. E allora io capisco che si possa, fra l'altro, e termino veramente, avendo ricoperto una carica istituzionale fino a ieri e disciplinatamente al mio partito che mi ha messo un foglio davanti, firmi o ci vuoi pensare, io ho firmato senza sapere che non c'era nessuna preparazione dietro, sono l'unico piccio, scusatemi, che in 40 anni si è dimesso in questa regione, ma io le dimissioni le ho date, non le ho annunciate. Io le ho date, le ho firmate e sono ancora lì che cerco di capire i miei dirigenti cosa vogliono fare, perché è ancora, come dire, una nebulosa, sembra una cometa. E allora, e termino, guardate che non può essere questa cosa qua. Attenzione, pensare di, con questa proposta di legge, sostituire alle liste bloccate il listino bloccato. E dov'è la differenza? Qual è la differenza? Uno me la deve spiegare. Possiamo pensare che le persone siano così cretine che non capiscono che è una furbata? Possiamo essere il partito delle furbate? O abbiamo il compito di restituire agli italiani la possibilità di scegliere? E si vince attraverso le idee e i programmi, non attraverso l'ingegneria elettorale. Questo è, non è altro. Grazie. Grazie Placido. Fabrizio Morri. Intanto saluto Luigi Zanda che dopo lungo pellegrinare per il Nord Italia è riuscito ad arrivare a Torino. Lo ringrazio per la presenza. Dopo Morri, Ferrentino. Sì, ma mi impegno anch'io nei 5 minuti, quindi procederò molto, molto per flash. Io credo che qualunque opzione ciascuno di noi e di voi abbia avuto legittimamente nei congressi, io credo che si debba dare atto al segretario d'aver riportato con le 3 proposte, riforma elettorale, riforma del titolo quinto, superamento del bicameralismo, di aver riportato il Partito Democratico tutto al centro della scena. Riforma elettorale. È ovvio che ogni riforma elettorale è un compromesso. Noi potremmo stare qui 20 giorni e non produrremmo probabilmente modelli assai migliori di quelli che sono in discussione. Anche se mi verrebbe da fare una battuta, con qualunque legge elettorale per vincere le elezioni ci vogliono un po' di voti. Cioè, mettiamoci d'accordo, cioè non è pensabile in nessun caso che sia l'ingegneria, diciamo, l'ingegneria costituzionale o di leggi elettorali che garantisce un risultato piuttosto che un altro. Detto questo, io credo che con tutti i dubbi e le perplessità il nostro gruppo parlamentare, come Andrea nella introduzione ha fatto, deve sentirsi impegnato a portarla
in fondo. Portarla in fondo perché se questo Parlamento adesso, nel mese di febbraio, in questi tempi, non produce la riforma elettorale dopo la sentenza della Corte, è un disastro per tutti, anche per chi non ama Renzi. Io non ho dubbi che il gruppo parlamentare, saluto anch'io Luigi Zanda, non ho dubbi che i gruppi parlamentari nostri a Camera e Senato faranno il loro dovere, si muoveranno unitariamente, rispettosi anche delle differenze, ma per quanto riguarda il mio pensiero, io non ho dubbi che deve essere fatta questa riforma, anche con le sue imperfezioni, perché altrimenti se ne vanno gli elettori, altrimenti il fossato tra la sfiducia dell'opinione pubblica e i partiti e le istituzioni si allargherebbe ulteriormente. Noi dobbiamo cambiare registro e cominciare a farlo in fretta. Il primo banco di prova è la legge elettorale, che il Parlamento è obbligato ad approvarne un'altra dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Sono legittime differenze fra di noi? Certo che sì, sono legittime. Devono sapere che questa legge elettorale si fa se c'è un accordo ampio, perché tutte le riforme in materia elettorale o costituzionale che sono state fatte con un atto un po' di prepotenza, compreso il Porcellum, di una maggioranza parlamentare, quindi aveva formalmente titolo per farla, ma escludeva l'opposizione, quella che c'era, in quel caso eravamo noi, dalla condivisione di una legge, tutte queste riforme, compresa quella del titolo quinto che facemmo noi con 3 voti di maggioranza nel 2001, quando finiva l'esperienza del governo Amato, si sono rivelate fallimentari. Quindi si deve difendere l'idea di un accordo. Non ci piace Berlusconi, ma perché dovremmo avere in mente un sistema proporzionale che nelle condizioni sociali e politiche dell'Italia di oggi ci obbligherebbe a fare solo governi o con Grillo o con Berlusconi? Di che cosa stiamo parlando? Io rispetto per chi difende l'istituto della preferenza. Io non demonizzo le preferenze. Le preferenze ci sono per i comuni, ci sono per le regioni. Quindi se però non si comprende che per fare questa riforma non passeranno mai le preferenze, anche perché mi permetto sommessamente di dirlo, non ce le ha quasi nessun paese evoluto dell'Europa, e qualche ragione ci sarà. Adesso non spingiamoci, io sono problematico, sarei personalmente anche aperto alla preferenza, perché certamente il cittadino può scegliersi nella lista un parlamentare e tutti capiscono che questo è un po' meglio che non poterlo fare, tutti noi lo capiamo, ma non ci sarà una riforma elettorale così, non ci sarà, perché ci sono anche molte obiezioni sensate al voto di preferenza. Non sono dei capricci di un uomo solo al comando, che ne ha, peraltro mi pare che Renzi abbia anche detto che fosse per lui le metterebbe, ma non è questo. Ci sono intere aree del paese, certo per fortuna non ancora Torino, non Milano, non l'Emilia Romagna, ci sono paesi dove quando vanno a votare e c'è la preferenza, il 90% della gente esprime una preferenza. Ci sono costi di campagna elettorale che, se tu fai la preferenza individuale, già oggi sono dei costi esorbitanti e insopportabili agli occhi dell'opinione pubblica. Non facciamola troppo facile, perché non è così facile la questione da affrontare. Non si possono spendere 500.000 di euro per essere eletti in un consiglio regionale o 400.000, perché se lì si spende anche dei nostri candidati, non solo quelli degli altri partiti, vuol dire che il ruolo che poi hai nella regione è un po' condizionato, perché hai speso troppo nella competizione, non è libero. Allora ragioniamoci con un minimo di serietà. Vanno bene tutte le modifiche che possono far fare dei passi in avanti, se è chiaro l'obiettivo. Questa legge deve nascere. Io sarei disposto a prenderla perfino un po' peggiore di come viene fuori. E come viene fuori, che punti positivi ha? Perché dimenticarli mi pare sbagliato.
è la prima volta, ce ne occupiamo da 20 anni, Luigi Zanda lo sa meglio di me, quante volte ne abbiamo discusso nella scorsa legislatura sulle ipotesi di riforma elettorale, ma aver ottenuto e costretto Berlusconi ad avere il doppio turno, ma non è una sciocchezza, è una cosa importante che l'abbiamo sempre sostenuto noi, è una vittoria nostra, perché non ne parla nessuno? Ragazzi, se nessuno raggiunge la soglia del 37, quello che sarà alla fine, 37 che fa scattare il premio di maggioranza, si va ad un ballottaggio che garantisce che quello che vince piglia la metà più uno dei voti, è più democratica, come per Hollande in Francia, che al primo turno ha preso il 29%, più o meno come la nostra coalizione alla Camera, ha preso il 29%, è andato al ballottaggio con l'altro e al ballottaggio ha preso il 50,52% dei voti, diventando legittimamente il presidente eletto dalla maggioranza degli elettori che si sono recati alle urne, cosa che il Porcellum non permetteva. Perché il Porcellum ci ha dato un premio di maggioranza del 54-55% alla Camera, a noi per fortuna, ma noi che avevamo preso la nostra coalizione, che aveva preso il 29,5% dei voti. Quindi un premio abnorme che è stato oggetto di una bocciatura della Corte Costituzionale. Quindi ragioniamone con grano salis. Certo che i parlamentari nostri hanno l'autonomia. Il Parlamento, io ci sono stato qualche anno, sono geloso dell'autonomia che spetta ai parlamentari, però la considerazione politica è che ci stiamo giocando una partita che parte dalla legge elettorale, andrà sul titolo quinto e andrà sulla riforma costituzionale di superamento del bicameralismo, avrà poi come temi nuove proposte innovative che dovremmo approfondire sui temi che interessano di più la gente, sul lavoro, sulla salute. Avremo la scadenza regionale. A noi serve un partito unito che abbia voglia di produrlo questo cambiamento, perché guardate che le chiacchiere stanno a zero. Non recupereremo più la fiducia dei cittadini con le parole e facendo a gara tra di noi a chi le dice più belle ed accattivanti. Noi recupereremo consenso della gente se produrremo dei risultati, dei fatti, delle cose, non delle chiacchiere. Le chiacchiere stanno a zero. Sono sicuro che la maturità dei nostri parlamentari, ci dirà poi qualcosa Luigi Zanda, ci aiuterà in questo tassello. Questo è il primo tassello di un cammino che io vedo come una rinascita del PD che getta le fondamenta per vincere le prossime elezioni e cambiare l'Italia. Grazie. Ferrentino, si prepara Guarino. Ma, intanto ringrazio Stefano e Andrea per averci dato questa occasione. È stata molto importante anche la relazione con cui Andrea Giorgis ha spiegato e voglio aggiungere quello che lui identificava come ipotesi scuola e tutt'altro che lontano da potersi verificare. Io faccio soltanto alcune riflessioni, anche adesso il nostro segretario provinciale diceva che non dobbiamo recuperare un rapporto con gli elettori. Noi abbiamo da anni, e l'hanno detto già altri prima di me, abbiamo detto con chiarezza, con nettezza, che non ci sarebbero state più liste bloccate, che non ci sarebbero più state l'impossibilità per i nostri elettori di poter avere un sistema nel quale possono concorrere, almeno diciamo così, concorrere a scegliere questi parlamentari. Poi è all'azione dei gruppi parlamentari individuare in che modo. Però dimenticare che noi in questi ultimi anni abbiamo tutti detto che non ci sarebbero più state liste bloccate. Troviamo il sistema migliore per coinvolgere i cittadini nell'individuazione, almeno concorrendo col partito a scegliere i nostri parlamentari, perché altrimenti veramente c'è una dissonanza da quello che abbiamo fatto anche con che faremo anche il 16 con le primarie. Scusate, chiunque passa può partecipare a scegliere i nostri dirigenti nazionali e regionali, non possiamo trovare una modalità che permetta al cittadino di poter almeno concorrere a scegliere i propri parlamentari. E guardate, non si può non contestualizzare l'attività politica, non si può riandare al 93 per dire perché è un'altra epoca politica. E io mi dispiace, non è in sala, ma chi stamattina ha demonizzato le preferenze? Guardate che se uno è disonesto in una lista bloccata, è disonesto con le preferenze. Non c'è nessuna differenza. Quindi
non ho capito l'intervento di Silvia stamattina, glielo dirò dopo, ma assolutamente non è che il sistema delle preferenze è fautore di chissà, e lo dico anche da meridionale. Io penso anche che il sistema delle preferenze possa prevedere anche una rappresentanza dei territori, e quindi mi auguro, sono certo che i gruppi parlamentari lo faranno, daranno la possibilità di tenere fede alle promesse che abbiamo fatto negli ultimi anni. Non so quale sistema migliore, ovviamente il collegio uninominale sarebbe l'ottimo, ma io penso che non possiamo assolutamente non lasciare scegliere anche i cittadini i propri rappresentanti parlamentari. La seconda veloce considerazione è quella su premi di maggioranza. L'ha detta bene Andrea stamattina, attenzione con un premio di maggioranza che può veramente favorire una minoranza, e su questo dobbiamo essere assolutamente molto chiari nel dire che abbiamo bisogno di dare rappresentanza a tutti i territori. Lo dico sommessamente ai tanti parlamentari presenti, abbiamo anche fatto nel corso degli anni come parlamentari, come partito, delle promesse ai territori montani. È chiaro che se i collegi dovessero essere da 500-600 mila abitanti e non prevediamo una differenziazione per i collegi in montagna, vuol dire che la montagna non avrà nessuna rappresentanza, perché mettere insieme 500.000 abitanti si mette insieme tutta la montagna piemontese, tanto per fare un esempio, oppure si aggrega pezzi di montagna all'area metropolitana, sapendo che poi chi è espressione di quei territori non potrà contare assolutamente nulla. È una piccola osservazione che faccio ai nostri parlamentari. Io chiudo dicendo che noi dobbiamo anche avere timori, io ce l'ho, io ho un incubo, che noi saremo ampiamente, se questa dovesse essere la legge elettorale che passa, noi saremo ampiamente primo partito, ma saremo ampiamente seconda coalizione alle elezioni, perché la nostra capacità di coalizione oggi rasenta lo zero. Forza Italia può mettere insieme Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia, con Salvalega anche la Lega, può mettere insieme l'UDC adesso, guardate, noi rischiamo, è un timore, noi rischiamo di essere il primo partito, senza ombra di dubbio, ma saremo la seconda coalizione se questo è il sistema elettorale. Quindi è un incubo che mi attanaglia da quando ho preso visione di questa ipotesi di legge elettorale. Spero che non sia solo il mio, se il mio me lo tengo, perché so, perché poi ci risveglieremo invece con il nostro partito al governo del Paese, però guardate, io ho detto, ho anche apprezzato, contrariamente ad altri esponenti dell'area Cuperlo in questo partito, i toni assolutamente concilianti, che, e lo diceva anche Andrea, che le proposte di modifiche sono state concordate e condivise. In questa fase era importante, secondo me, che ci fosse un rasserenamento con quello che è il clima che c'è all'interno del Paese e all'interno del Parlamento. Però anche qui voglio dire una cosa. Guardate, noi parliamo di distacco della politica. Se il nostro gruppo regionale, se il nostro partito a livello regionale e provinciale non denuncia con forza quello che è successo l'altra sera nell'approvazione dei consigli regionali, forse non ce ne rendiamo conto, ma il centrodestra ha deciso che di capitalizzare, perché quasi sicuramente il vitalizio verrà eliminato, ha deciso di capitalizzare, quindi ci sarà la scelta per i consiglieri regionali di prendersi subito il vitalizio, vuol dire 130.000 euro per legislature, quindi chi ha fatto 2, 3, 4 legislature porta a casa 400-500.000 euro. Quindi noi dobbiamo denunciarlo con forza, dobbiamo farci azione, un'azione politica per denunciare, altrimenti la gente non fa nessuna differenza. Guardate che parlando con i cittadini, non voglio parlare di sondaggi che possono essere, i cittadini poi non è che siano così non d'accordo con i 5 Stelle che danno l'assalto al Parlamento, Non pensiamo che soltanto tra i militanti noi condanniamo con forza, sono il primo a condannare con forza quello che è successo, però guardate che se voi girate e come girate nei mercati e tra la gente, non è che siano così contrari. Quindi io mi auguro che ci possa, con serenità, ma anche queste modifiche possono portare alla scelta dei cittadini nel individuare i propri rappresentanti parlamentari. E attenzione alla coalizione, e pongo l'attenzione su quello che è successo in Consiglio regionale, perché qui in Piemonte interessa moltissimo anche per le prossime competizioni elettorali. Grazie. Grazie Ferentino. Guarino, vi prego i tempi. Si prepara Gentile.
Sì, George è stato chiarissimo e dal punto di vista tecnico ha spiegato benissimo la cosa. Io volevo soltanto fare due brevi osservazioni. La prima è sulla questione della soglia, delle soglie. Come giustamente hanno detto anche altri, la legge elettorale è un meccanismo, un congegno alla leggeria. Secondo me non dobbiamo fare l'errore di pensare che la legge elettorale però non abbia delle conseguenze pratiche. Le prime conseguenze pratiche sono quelle di modificare sicuramente la competizione elettorale. Come in tutti i paesi, in tutti i paesi il sistema politico dei partiti è condizionato dal sistema elettorale. Con una legge così io non penso che sia praticabile la possibilità che ci sia una coalizione con un grosso partito e tanti partitini. Probabilmente una legge così spingerà ad aggregazioni più solide dei partiti. Quello che secondo me giustamente ha voluto fare il Partito Democratico è eliminare questa miriade di partitini che hanno sempre caratterizzato, che hanno caratterizzato la sinistra e che l'hanno portata poi a non riuscire a governare una volta vinto. Cioè, io non credo che si arriverà alla possibilità che ci sia il Partito Democratico e tutta una serie di 6-7 partitini che non raggiungono la soglia. Si arriverà senz'altro ad un accordo che chiarirà i termini della questione. E poi, se in astratto il ragionamento di Joris è giusto, dice ma con silenzio, questa legge si potrebbe dare un grosso premio a un unico partito di minoranza con tanti partitini che non raggiungono neanche la soglia. In teoria è vero, ma allora anche col maggioritario, con l'uninominale si potrebbe arrivare in teoria all'assurdo che magari un partito di minoranza che non ottiene neanche la maggioranza ha addirittura l'unanimità dei seggi, no? Perché basterebbe, in teoria è possibilissimo, basta vincere in determinati seggi con con un margine bassissimo e si vince. Quindi in realtà bisogna fare attenzione a queste cose e soprattutto non arrivare, come al solito, come spesso fa la sinistra, a fare grosse discussioni di principio che portano soltanto poi a perdere. In realtà questa secondo me è un'occasione che non si ripeterà più, cioè la possibilità di fare veramente un accordo generale che va a cambiare l'assetto politico per i prossimi anni. È un'occasione veramente da cogliere. Certo, si potranno fare delle modifiche, però tenendo conto che non si dovrà mai arrivare al rischio di ribaltare il tavolo, insomma. Cioè, si deve andare avanti e la legge deve essere approvata, perché se no la popolazione io non credo che accetterebbe un'altra volta questo. Poi sulla questione delle preferenze, la Fregolent ha detto, forse non aveva preparato il discorso, quindi non è stata un po' fraintesa, però mi sembra che il discorso fosse chiarissimo. C'è la LUIS, c'è anche su internet uno studio recente sulle preferenze. In realtà le preferenze soprattutto al nord sono utilizzate da pochissime persone, quindi io non mitizzerei questa questione della preferenza. Giustamente nel 93 gli italiani hanno scelto, basta con queste preferenze. Questo non vuol dire, il Partito Democratico giustamente ha fatto queste, ormai da un po' di anni sta facendo queste primarie parlamentari eccetera, ma questo mi sembra che sia stata una scelta giusta per cercare di ridurre il gap che c'è tra le istituzioni e la popolazione. Quando un partito in realtà è in grado, come diceva benissimo Giorgis, di prendersi la responsabilità e di scegliere dei candidati giusti, questo gap non c'è e la scelta poi non è contestata. Il problema è in Italia, anche col Partito Democratico, anche con le parlamentari eccetera, quando poi si deve andare a scegliere il Presidente della Repubblica e oltre 100 elettori non votano per Prodi, fanno cadere Prodi e si arriva a questa situazione di stallo per cui Bersani perde la testa, e questo secondo me è che allontana i cittadini dalla politica. Quindi se una classe politica, dei parlamentari che fanno bene il loro lavoro,
senza scandali, eccetera, senza scelte strane da parte dei partiti, non portano, secondo me, a niente di strano. Giustamente la preferenza sembra quasi il voler delegare ad altri una scelta che poi in realtà è del partito politico. Il sistema democratico per eccellenza, quello che insomma che nelle democrazie tradizionali è la legge elettorale, quello dell'uninominale, non prevede mica che uno possa scegliere il candidato. È il partito che mette la faccia e dice: in questo collegio io voglio questo. Nel Massachusetts i democratici dicevano: qua c'è Kennedy ed è Kennedy. Se poi Kennedy non ha lavorato bene, ha fatto degli scandali, eccetera, gli elettori voteranno qualcun altro. Questa legge ovviamente è un compromesso, perché una lista bloccata che può arrivare magari a 8 persone, a 8 candidati, presenta indubbiamente dei problemi, però 8 persone non sono 30, quindi se anche gli altri organi che bilanciano i poteri nello Stato, ad esempio la stampa, la televisione, fanno il loro lavoro, è molto più facile andare a fare le pulci a questi candidati e a capire per chi votare. Certo, ci vuole anche che gli elettori poi abbiano una autonomia e che quindi non siano così fidelizzati da dire: ah, tanto io sono di destra e continuo a votare Berlusconi qualunque cosa succede, io sono di sinistra e quindi continuo a votare la sinistra qualunque cosa succede. Finché ci sarà questo blocco così, è chiaro che le cose non potranno cambiare. È da auspicare che ci sia anche un miglioramento della popolazione, perché poi il Parlamento insomma rappresenta anche noi, non è che poi gli italiani che votano siano così migliori di chi le rappresenta, e quindi questi scandali ci sono perché insomma anche gli italiani, tutti noi cerchiamo di non far la fila eccetera eccetera, quindi queste cose si arriverà quando ci sarà una maturazione complessiva del paese, che è auspicabile, ma chissà. Grazie. Grazie Guarino. Gentile, poi Rossomando. Vi prego i tempi, perché ci sono, ragazzi, un po' di interventi, dovete avere un po' di pazienza. Io vorrei dare la parola al capogruppo Zanda, che ci farà un quadro con tutti i presenti. Prego. Giorgis, al termine del suo intervento ha usato anche un po' toccare il lato emozionale. Mi ha colpito questa frase che diceva: ma possiamo oggi nel 2014, mi ha colpito questo, permetterci di non far scegliere le persone? Ecco, io vivo questa situazione politica con emozione, la viviamo tutti ormai, perché siamo in campagna elettorale da numerosi mesi, con alternanze anche di aspettative e di emozioni. Io però ricordo su questo fatto a Giorgis che nel 1991 noi vivevamo una situazione della politica abbastanza simile sulla crisi dei partiti, e se noi andiamo un po' a guardare in assoluto, in generale, la crisi della rappresentanza è una crisi ormai europea. Tutti i partiti europei sono in difficoltà. Non a caso i partiti populisti o nazionalisti riescono a avere uno spazio che sembrava anche impensabile in altri paesi. Questo significa che il populismo tende a semplificare il messaggio politico, e noi su questo non ce lo possiamo permettere. È evidente che recuperare il rapporto con la cittadinanza è difficile, ma se voi pensate che in realtà l'unico momento in cui il sistema con le elezioni politiche noi andammo a votare le preferenze fu nel 92, dopo l'effetto anche del referendum. E guarda, chi si ricorda, nel periodo di Tangentopoli, che fu quello successivo, molti delle indagini finirono per individuare denaro proveniente da donazioni strane proprio per quel tipo di elezioni. Io credo che la battaglia sulle preferenze sia da concentrarsi sul fatto di spiegare alle persone che le liste bloccate sono un processo democratico. Per esempio,
il discorso dei costi della politica, quindi contenerli e controllarli, che non sia poi però un messaggio generico controlliamo i costi, ma anche certificarli nei bilanci dei partiti, che sarà sempre più una cosa importante. Intervenire sui collegi, come si diceva prima, sulla composizione dei collegi, intervenire sulla dimensione delle liste, quindi la lista corta è il migliore sistema per permettere anche una discussione all'interno del partito. Evitare quindi che il problema fondamentale sia una battaglia per la preferenza che diventa alternativa alla battaglia delle idee. I partiti rischiano, con la presenza delle preferenze, di andarsi a scontrare tra candidati ancora prima di scontrarsi veramente nella campagna elettorale. Questo è da evitare. Questo momento dobbiamo distinguerlo. I partiti, e qui sono d'accordo sul sistema delle primarie, che vanno anche regolamentate, sul fatto di farlo per legge la vedo difficile, ma se fosse possibile ben venga. Le primarie identificano un momento in cui si discute all'interno del partito e poi successivamente, quando questo processo della formazione della lista è stato perfezionato, si sposta lo scontro e la battaglia all'esterno del partito. Placido prima ha ricordato, è stato anche interessante questo riferimento storico, la legge truffa. Se ci si riflette un attimino, quella battaglia non fu poi così una grande vittoria, perché il Partito Comunista che fece quella battaglia, i partiti della sinistra che fecero quella battaglia, stiamo parlando del 1956, il Partito Comunista rimase all'opposizione per altri 40 anni. Evitare che si formino delle maggioranze identificate è pericoloso, perché fa sì che si sviluppino discorsi di aggregazione di coalizione che potrebbero in qualche modo essere più dannosi di quell'aspetto lì. Grazie. Rossomando, si prepara Paola Berzano. Roberto, mentre lei si avvicina, volevi fare una domanda che... Non voglio approfittare, Roberto, un anno dopo la legge truffa la tolse la stessa Democrazia Cristiana, piccola. No, una domanda secca, non so a chi mi risponderà, penso Zanda, ma un quesito. Ma se le preferenze sono una vergogna e il malaffare per le elezioni vere, ma perché le dobbiamo usare per le primarie? E se uno scrive Placido alle primarie, una persona onesta, se lo stesso lo scrive alle elezioni vere, è un venduto o un delinquente? Io, se qualcuno mi toglie questo dubbio, grazie. Grazie Roberto. Rossomando, poi Berzano, poi 40, Malvé, Ponte, Froia. Io vorrei dare la parola possibilmente a Zanda all'una meno un quarto, abbiamo mezz'ora. No, ma Anna, infatti grazie. Se mi picchietti quando manca un minuto o due così mi regolo. Ma intanto... Se me lo permettete, vorrei esprimere solidarietà alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, per vergognosi attacchi che ha subito, e la solidarietà è innanzitutto, e sono tempi che bisogna sottolinearlo, innanzitutto come la terza carica dello Stato, quindi rappresentante delle istituzioni e le istituzioni democratiche del Parlamento, e gli attacchi che sta subendo sono vergognosi per violenza, per linguaggio, un linguaggio sessista che ormai va avanti da diverso tempo. E in questi giorni, come qualcuno ha ricordato, alla Camera sono successi dei fatti molto gravi. Non solo quello che è successo nell'aula del Parlamento, ma quello che è successo nelle commissioni, sostanzialmente impedendo di svolgere la funzione legislativa. Io sono componente della Commissione Giustizia, non abbiamo potuto proseguire i lavori, stavamo votando degli emendamenti molto importanti su un decreto che riguarda l'emergenza carceraria. Dato il tempo... mi fermo, sappiamo di cosa stiamo parlando, però vorrei dire a questo punto, non polemicamente, ma per porre un tema, io vorrei sapere quale libertà avrà
l'eletto del Movimento 5 Stelle che ad esempio voglia dissociarsi da questi fatti pubblicamente o si voglia dissociare da quello che ha detto il suo collega alla fine della Commissione Giustizia, che come sapete è stato riportato sui giornali. Perché qui c'è un tema. Noi stiamo vivendo un momento difficilissimo che non è scollegato, anzi molto collegato con il tipo di legge elettorale che noi voteremo, perché riguarda il modello di democrazia, di rappresentanza che riteniamo più adatto sui principi generali, ma anche guardando la situazione, all'evoluzione del Paese. L'altra sera ero a un'iniziativa in un circolo di Alpignano, eravamo io, Stefano Esposito come parlamentari e Umberto D'Ottavio, e mi ha colpito che un elettore non iscritto ci ha posto questo problema, ha detto: io sono un piccolo commerciante, ieri ho fatturato 16 euro incassato, il giorno prima 24, vi dico che a me la legge elettorale interessa molto, non la considero non collegata a quello che mi sta capitando, però cercate di farla e di decidere. C'è un'emergenza democratica, perché c'è una crisi della rappresentanza, mentre il Paese soffre moltissimo, c'è una difficoltà a dare delle risposte che non possono essere date solo sul piano nazionale, come sappiamo, in questa crisi di rappresentanza una contestazione del luogo più alto della rappresentanza e dei meccanismi istituzionali che sono il Parlamento. Quindi noi abbiamo una necessità di dare delle risposte, abbiamo la grande responsabilità di dare delle risposte in tempi certi e ragionevoli, ma anche di quali sono le risposte. Allora io dico questo: grande merito al Partito Democratico che ha reso possibile un qualcosa che erano anni che sembrava impossibile, cioè arrivare a discutere in aula ed essere già un momento di votazione su un testo base e quindi poi su degli emendamenti. Noi dobbiamo essere il Partito Democratico protagonista di un miglioramento anche di questa legge. Cioè, non sono d'accordo sul fatto che se anche fosse peggiore va bene uguale. Intanto proviamo a dire che possiamo essere protagonisti di un miglioramento, ma sapendo che dobbiamo stare al merito. E qual è il merito? Guardate, qui c'è un tema, non è tanto se abbiamo votato per l'abolizione delle preferenze o no, c'è un tema, c'è una scelta di tipo maggioritario di questa legge. Cosa consentirebbe questa legge? Come è stato più volte sottolineato, che sai già, che scegli direttamente, quindi sai già chi sarà al governo, chi sarà il Presidente del Consiglio, quindi i cittadini votano direttamente il Presidente del Consiglio, il segretario dei partiti, giusto? Perché noi li facciamo votare a tutti i cittadini. Gli unici che non scelgono in nessun modo, cioè gli unici rappresentanti, sono i parlamentari, che non in quanto, questo non è che rileva in quanto singoli, rileva in quanto funzione del Parlamento. Questo è un problema. Se fai una scelta di tipo maggioritario per la governabilità, non puoi non porti, cioè la governabilità non è solo un problema di maggioranze bulgare, tra l'altro attribuendo un premio di maggioranza molto significativo, questo anche se modificheremo, come sicuramente modificheremo sul 37%, hai un premio di maggioranza molto significativo. Arrivo, quindi un minuto. Quindi il problema è poi come collego questa governabilità, non è non collegata alla rappresentanza, cioè al rapporto tra i cittadini e chi li rappresenta in Parlamento e cosa e poi deve fare. Perché altrimenti, guardate, che alla scorsa legislatura, che è la mia prima e unica scorsa legislatura, in Parlamento Forza Italia aveva 100 deputati di vantaggio rispetto a noi, allora la governabilità doveva essere risolta in 3 secondi. Evidentemente c'è una questione oggi che non è la stessa del 93, di come riconnetti, perché i partiti, se erano già in crisi allora, oggi non sono, non c'è quel tipo di forma partito, cioè come connetti il cittadino con il tema della rappresentanza, perché altrimenti se non lo connetti passa l'idea che la rappresentanza è fare click sul computer, cioè la cosiddetta rappresentanza diretta, non ti riconosci. Allora io non faccio un totem in assoluto delle preferenze, mi sono chiari i rischi, a parte che sapendoli si possono trovare
dei contrappesi, però dico che c'è questo tema, ci sono diverse soluzioni in campo, non chiudiamo come dire, la discussione pregiudizialmente, ci sono diverse soluzioni in campo, possiamo affrontarle, si può come dire, avere un momento di convergenza su questa, perché questo è il tema che noi abbiamo di fronte, soprattutto col tipo di partiti che ci sono, cioè per tipi personali, cioè non è che basta solo citare Forza Italia, io voglio che, non voglio risolvermelo solo io come Partito Democratico, perché a me come parlamentare interessa molto per portare a concretezza dei progetti di legge che servono ai cittadini, che gli altri parlamentari degli altri partiti abbiano una libertà di decisione, abbiano un'interlocuzione, siano collegati ai loro territori, alle istanze. Mi interessa moltissimo, perché altrimenti non riuscirò a fare quello che sono chiamata a fare, ad essere collegata coi problemi e con le questioni urgenti che il Paese pone. E vado a concludere. Quindi c'è la questione di risolvere questo problema. Le soluzioni sono state, c'è un ventaglio di soluzioni anche miste. Voglio dire, Guarino, dicevi il sistema uninominale, ma c'era il correttivo del proporzionale. Cioè ogni sistema ha un bilanciamento, cioè non è che era un maggioritario puro e non affrontava anche quel tema. C'è il tema della parità di genere, su questo ci sono emendamenti trasversali, che è molto importante, e c'è il tema che non può passare, il salva Lega con riferimento alle soglie per i partiti che hanno percentuali minori, non può essere risolto con la questione del salvalega e non con altri tipi di rappresentanze che a fronte di 5-6 milioni di voti non trovano rappresentanza. E ho chiuso davvero, Stefano, guardate, quando c'è una grave crisi sociale e democratica c'è tutto l'interesse con la governabilità, per carità, facendo degli equilibri, ma che più gente sia rappresentata nelle istituzioni. E lo dico con tutta la consapevolezza del clima che sta vivendo il nostro paese. Grazie. Grazie Berzano. Vi chiedo a tutti dei flash, perché devo dare la parola a Zanda all'una meno un quarto. Vorrei che ci fossero tutti presenti, quindi interventi brevissimi, perché sennò mi costringete purtroppo. No, però io voglio rispettare coloro che hanno chiesto gli interventi, abbiamo fatto anche perché permettere a tutti di parlare. Paola, se mi date retta e mi rispettate i tempi, riusciamo a fare tutto. Poi 40. Guardate, io sarò brevissima. Sarò brevissima e farò riferimento a anche una delle affermazioni del nostro segretario. Noi siamo un partito e dobbiamo tener conto anche dei voti. Allora, su questo io vi racconto due cose, tre, che sono successe negli scorsi giorni. Ieri ero al mercato di Corso Cincinnato, Lucento Vallette, luogo molto popolare. Noi pensiamo che la legge elettorale non interessi. Io ero lì che andavo su e giù per le bancarelle e sento un capannello di 5 persone che stavano discutendo della nostra legge elettorale e stavano discutendo di rappresentatività e di preferenze. Non eravamo in un posto di eruditi, eravamo al mercato strapopolare di Corso Cincinnato. E queste persone si facevano le seguenti domande. È giusto avere una soglia di sbarramento così alta in questo momento, in modo da non garantire la rappresentatività per tanti? È giusto, e c'era una discussione, io poi mi sono fermata perché, guardate, non c'era un banchetto di qualche partito, erano 5 persone che si sono incrociate al mercato e hanno cominciato a parlare. La seconda cosa era quella delle preferenze, ed erano tutti d'accordo sul fatto che i cittadini dovevano tornare a poter esprimere la loro opinione e ad esprimere un rapporto fiduciario fra eletto ed elettore. Io su questo vi faccio riflettere. Sono d'accordo che è una scelta difficile e complicata, ma dobbiamo trovare il modo di far valere questo principio di relazione fra l'elettore e l'eletto, perché ne va anche dei voti che prenderemo.
Io ho ricevuto, sono stata segretaria per 6 anni di uno dei più grandi circoli della città di Torino, circoscrizione 5. Molti mi hanno scritto in questi giorni dicendo che se non ci sono le preferenze non vanno a votare, e non erano solo dei militanti del nostro partito, erano persone di vario genere, con varie professionalità. Vi racconto un'ultima cosa che è legata al momento in cui sono arrivata qui. Scendo dalla macchina, c'era un signore con l'ombrello, io non ce l'avevo, e ha visto che facevamo la stessa strada e mi ha dato un passaggio. Nel fare questo pezzo di strada insieme, che è durato poco più di un isolato, mi fa: io vado fino in piazza Massawa, faccio: io anche, vado alla Venchi Unica, perché poi non perdo mai occasione di parlare anche di politica, vado alla Venchi Unica a sentire un dibattito sulla legge elettorale. E lui, senza bisogno che io gli dicessi niente, mi fa: certo che questa storia delle preferenze non è bella, questa storia delle liste bloccate. Allora io vi non voglio portare via più tempo, ma vi prego tutti quanti di riflettere attentamente, perché noi abbiamo bisogno di ricostruire un rapporto di fiducia tra i partiti, tra il nostro partito, perché degli altri me ne frega relativamente, e i cittadini. E il rapporto di fiducia si costruisce anche non avendo paura di incrociare i loro sguardi, di mettersi a confronto con i cittadini e soprattutto di ascoltare, perché se il nostro vuole essere un partito di massa e anche un partito popolare, non può permettersi di non ascoltare queste voci che in questo momento ci arrivano. Grazie. 40, poi si prepara Malvé. Mi raccomando, brevità. Tanto 40 ci parlerà di Bertinotti. No, lo so, perché abbiamo avuto già un dibattito lungo su Facebook. Allora, io credo che la legge che soddisfa tutto quello, gli interventi che sono stati fatti, già esiste, ed è la legge che è venuta fuori dalla Corte Costituzionale, che è una legge di rappresentanza, e tutti gli interventi hanno riguardato la rappresentanza, pochissimi la governabilità. Prima di De Gaulle in Francia c'erano 4 partiti socialisti, 6 partiti radicali e così via, c'era un sistema di ingovernabilità. Ci fu De Gaulle, un semi colpo di Stato. Che cosa non scrisse e non disse Mitterrand contro quella riforma elettorale fa impallidire quello che diciamo noi. Invece ha risolto i problemi della democrazia, e oggi come oggi nessuno mette in discussione che con il 29% di Hollande è diventato Presidente della Repubblica Zitti e Mosca. Monti, professore di economia, scrivere sui giornali è facilissimo, messo alla prova non dal punto di vista politico, che ha fallito sotto gli occhi di tutti, ma tutti i predicozzi fatti sul Corriere della Sera con Giavazzi eccetera, poi nella pratica ha avuto le sue brave difficoltà. Quindi, caro Giorgis, tu sei venuto alla festa democratica Rivalta alla fine di un tuo intervento per quanto riguarda le riforme costituzionali ed elettorali, io ho conclusi, e quindi io sono già preoccupato del 5% dello sbarramento per la coalizione. Il successo di Alfano è grande, perché se noi prendiamo il 55% di coalizione e l'altro si prende il 5-6% e noi abbiamo il 48%, siccome in Italia c'è l'orgasmo nel castrare gli altri, noi ripeteremmo, non con tante soglie del 2% dell'esempio di scuola che tu hai voluto fare, ma noi già avremo la situazione dell'Ulivo, già com'è concepita adesso, ovvero ci preoccupiamo della rappresentanza ma non della governabilità. Preferenze. Vogliamo fare una questione strumentale o vogliamo raggiungere l'obiettivo? Allora, se vogliamo raggiungere l'obiettivo, e visto che c'è un accordo con altri, l'obiettivo cos'è? È quello di scegliere. Teniamoci le primarie e togliamo tutto quello che può rendere indigeste le primarie. Tenete presente che le primarie sono anche un evento politico, che è merito del PD ed è oggetto di rilevanza politica nel dibattito nazionale. Allora, l'obiettivo è quello di scegliere? Facciamo quello che è possibile senza buttare a mare un accordo di cui tutti diciamo che
che è bene che ci sia, ma che tutti ci mettiamo lì a spaccare il cappello in quattro per non averlo. Altrimenti ci teniamo per sola rappresentanza quello che viene fuori dalla Corte. Grazie, ma, grazie 40. Malvé, poi Ponte. Malvé, mi raccomando i tempi. Siamo, ce la facciamo a far intervenire tutto se, entro. Buongiorno a tutti, io sono del Circolo di Grugliasco. Io vado velocissimo per flash, appunto, per dare spazio anche a Zanda di concludere. Quello che voglio dire è che la linea del partito, se non erro, prima del congresso, io non ho mai sentito che si parlava di liste bloccate, o sbaglio? Cioè, qualcuno mi dica se si è sentita questa parola, se altrimenti quei 3 milioni di persone forse non venivano, perché le cose bisogna dirle prima alla gente. Scusate, il mio tenore di voce è calma, questo. Calma, ti sento. Sistema elettorale. Oh, se ti dà fastidio quello che dico o quello no, che sto... No, non polemizziamo tra di noi. Calma. Se ti dà fastidio calma, quello che dico, Antonino, non mi interessa, Malvé, calma, allora, fai il tuo intervento tranquillo. Il sistema elettorale... Se non sbaglio, e qui c'è Giorgis che è un docente universitario, io non sono, sono un povero lavoratore da quattro soldi, lui è un docente universitario, se non sbaglio, il professore Giorgis, quando veniva agli attivi, diceva che il PD era per un sistema uninominale, almeno questa era una proposta che si cercava di fare, con doppio turno dei collegi, eccetera. Sistema non sovietico, anglosassone, americano e inglese, dove funziona la democrazia, dove un delinquente non va in giro a fare comizi ma sta ai servizi sociali a casa. Questo era il sistema che si voleva fare, o sbaglio? Vado avanti, veloce. L'8% in tre regioni, questo regalino alla Lega ce lo potevamo anche evitare, è chiaro? Io non sono per niente d'accordo. Capolista multipli, facciamo le pagliacciate di prima, che i boss in rasse locale si mette in 5 collegi e poi per fregare uno o l'altro dici no, mi prendo quel seggio là, bello, siamo il massimo della democrazia, liste bloccate, sbarramenti, collegi multipli per i big, ci vuole altro ancora? Sto quasi finendo, il sopportamento. Grazie. Per voi è poco, scusate, no, per voi o per qualcuno. Io vi dico solo una cosa, io faccio un lavoro a contatto col pubblico e sento la gente, io guido i pullman qui in GTT, e sento la gente è nauseata, noi siamo convinti come l'altra volta che abbiamo la vittoria in tasca. Questa convinzione io non ce l'ho al contrario, scusate il mio pessimismo, nella vita io sono ottimista, ma io ho l'idea che la vittoria in tasca ce l'ha qualcun altro, perché i sondaggi non l'ho fatti io, danno Forza Italia al 37%, è chiaro, a noi ci danno al 34%. L'ultima volta che Bersani era convinto della vittoria in tasca, sapete come ci è finita, non vorrei che ci finisce allo stesso modo, grazie. Grazie Malvé. Ponte. Io intanto ringrazio anche Antonio Boccuzzi che ci ha raggiunto e visto che siamo a Borgo San Paolo volevo esprimere solidarietà ai nostri compagni della sezione del circolo che ieri hanno visto, si sono trovati la sede impattata dalle solite scritte di qualche imbecille. Ponte, grazie. Allora, sono poi si prepara Proia. Ah, non sono l'ultimo, sto facendo le conclusioni. Dico solo una cosa. Allora, per me un sistema elettorale non è legittimato soltanto dal voto del Parlamento, ma è legittimato se è conforme alle tradizioni politiche, sociali e culturali di un paese. Faccio un esempio. In Inghilterra Blair ha governato, non ha mai raggiunto perso il 40%. L'ultima elezione mi sembra era poco sopra il 30%, ma nessuno in Inghilterra ha mai pensato che Blair non fosse legittimato a governare. Allora, questo perché? Questo cosa voglio dire? Che in un paese frammentato politicamente e socialmente come l'Italia bisogna stare attenti a imporre il sistema elettorale. Allora, il vantaggio, secondo me, vero di questo sistema elettorale, e come ha detto Morri, è il doppio turno. Secondo me, se non si arriva al doppio turno, questo sistema elettorale è peggio del Porcellum. Il caso fatto da Giorgis non è un caso di scuola, è un caso che è reale, che si può basare proprio sulla frammentazione e sulle tradizioni sociali che ci sono in Italia.
Allora, a questo punto bisogna cercare di arrivare al ballottaggio, di fare arrivare al ballottaggio, perché è vero che il ballottaggio non modifica le non modifica le percentuali, ma il ballottaggio legittima politicamente, e questo è un dato di fatto, e questo è importante, per cui al 35%, con la soglia al 35%, è una soglia assurda, io la porterei al 40% la soglia del ballottaggio, perché è questo che legittima, perché non si può... È inutile, è stato detto e ridetto, cioè Forza Italia ha avuto, come si dice, una maggioranza parlamentare che neanche De Gasperi aveva, ma non ha mai, come si dice, governato, perché non era legittimata nel paese a governare, questo è un dato di fatto. Allora io volevo sottolineare questo fatto. Altro punto, e questo è un pochettino più tecnico, io non lo so come sia regolato adesso, però io introdurrei il ballottaggio anche se entrambe le coalizioni superano il 35, il 37%. Cioè io non lo so come sia regolamentata questa cosa, però nel caso in cui ci sono si suppone che il ballottaggio sia al 37%, uno arriva al 37,1, uno arriva al 37,2, si va al ballottaggio comunque, ma anche se uno arriva al 40,5 e l'altro arriva al 40,3, si va al ballottaggio comunque. Ecco, questo secondo me il vero atto di questa legge elettorale. Grazie. Proia. Poi abbiamo la compagnia di San Mauro e abbiamo finito. Anzi, c'è Fornaro che farà un brevissimo intervento. Siamo puntualissimi con l'intervento di Zani. Saluto a tutti e per essere breve, senza nei tempi, faccio che legge i miei appunti. Allora, faccio un preambolo. Il fatto che il nostro segretario, che io non ho votato, abbia deciso di incontrare Berlusconi non mi ha scandalizzato né tantomeno mi ha fatto imprecare più di tanto, pur sapendo che Berlusconi come persona, ma anche sapendo che è il capo riconosciuto di tutto il centrodestra e che finché non lo batteremo politicamente resterà lì fermo e imperterrito. Preferenze. Se si trova una soluzione non lacerante mi va bene. Diversamente io dico rendiamo le nostre primarie democratiche al 100% se ne siamo capaci e andiamo avanti. Soglia. In nome della democrazia e riconoscimento a tutti, il paese è bloccato e la gente è stufa. La soglia costringerebbe, secondo me, i piccoli partiti affini politicamente a fondersi, per cui aumenterebbe il loro peso politico e, conseguenza, meno partitini con possibilità di avere nello stesso tempo rappresentanza all'interno della coalizione. Il doppio turno, sinceramente, che Renzo ha aggiunto all'ultimo momento, mi ha fatto sostanzialmente rivedere la mia posizione in positivo sulla legge. Grazie, prego. Dai, che così ce la facciamo, poi diamo qualche minuto a Federico e poi interviene Zanda. Ringraziando davvero tutti per i tempi. Dunque, io mi chiamo Antonietta, non sono abituata a parlare in pubblico, mi scuso se quello che sto per dire potrà essere un po' così. Intanto vorrei davvero di cuore, può sembrare una banalità, lo diciamo sempre, ma io lo dico davvero, che io sono un po' abbastanza emozionata, proprio ho premesso che non sono abituata. Ah, intanto volevo tanta solidarietà la nostra Presidente della Camera, perché veramente abbiamo visto delle cose spaventose, e mi fermo qua. Allora, vorrei davvero di tutto cuore che il mio segretario, io sono un'iscritta da sempre, questo può sembrare una delega, no, è una delega ragionata, convinta e una scelta soprattutto. Allora, vorrei che il mio segretario rivendichi in questa legge elettorale, la riforma che è importante, il diritto di dare la possibilità, io voglio votare, io voglio, rivendico il diritto di dare la preferenza, veramente lo chiedo, perché non c'è nulla che possa sostituirsi a un diritto, nessun altro motivo, è fonte di democrazia. E ovviamente è molto importante, direi al di sopra di tutto, perché altrimenti noi siamo monchi, veniamo fuori come dire, un po' mutilati. Sono stufa di rinunciare perché altri hanno, ahimè, purtroppo è volgare dire questo, il coltello dalla parte del manico.
Il ballottaggio è importante, ma è molto importante che i cittadini possano esprimere una loro preferenza. Guardate, io ho sentito dire questo e mi dispiace, avrei voluto che l'avesse detto il mio segretario. Io l'ho sentito dire da Alfano e mi sono detta, dai, che cosa sta succedendo in questo paese? Alfano rivendica il diritto a votare la preferenza. Io voglio scegliere. Mi scuso, ma lo chiedo, perché se mi viene tolta questa possibilità, vi garantisco, ho fatto la premessa. Io ho scelto il partito ragionando, ho fatto una scelta, non è stata una delega. Ecco, e anche questa volta mi troverò, mi scuso, sono una singola cittadina, no, non pretendo molto, però ho voluto dire quello che provo e che sento. Non toglieteci questa possibilità, guardate che è una rovina per noi, non è. Avrei finito, volevo grazie. Solo dire questo perché davvero... Sei stata chiarissima, ti ringraziamo. Federico, brevemente, e poi si prepara Luigi Zanda. No, io volevo, proprio prima che intervenga Zanda, richiamare la mia attenzione e la vostra su un fatto. Non viviamo momenti ordinari. Stiamo entrando nel settimo anno di una crisi che per intensità e profondità non avevamo mai conosciuto. E il 25 di febbraio abbiamo già visto che cosa ha significato il terremoto che c'è nel nostro sistema economico-sociale, che cosa ha prodotto nel sistema politico. Noi non dobbiamo dimenticarci che abbiamo livelli di astensione che sulle regionali, ancora recentemente in Basilicata, hanno superato il 50%, e siamo il paese europeo con il partito antisistema che hanno tutti, figlio anche di questa crisi, con la più alta percentuale. E poi noi possiamo giocare sul voto agli stranieri, ma insomma sul territorio italiano è stato il primo partito. No, queste cose noi non possiamo dimenticarci rispetto a due questioni. Il tema della rappresentanza. Dobbiamo trovare un corretto equilibrio tra rappresentanza e governabilità, ma non possiamo sacrificare tutto sull'altare della governabilità. Altrimenti, già oggi, il Parlamento attuale ha un partito antisistema col 25%, un'astensione al 25%, il 50% degli italiani non si riconosce in questo Parlamento. Di qui il tema, per esempio, della soglia all'8%, che ha solo la Turchia, assolutamente non condivisibile. E al tempo stesso, come dire, un conto è ridurre il potere contrattuale dei piccoli, di piccolissimi partiti, e sappiamo in Piemonte cosa questo ha rappresentato, perché la vicenda giovine nasce sostanzialmente da questo, ma al tempo stesso non possiamo dimenticarci che il 4% significano milioni di persone. Quindi bisogna trovare un equilibrio. La seconda questione, proprio legata a questo, è il tema della rappresentanza intesa come selezione delle candidature. Io sono su questa posizione, poi chi ha voglia di approfondire ho scritto un articolo sull'inchiesta.it. Allora, evitiamo le demonizzazioni da una parte e dall'altra e evitiamo i furori ideologici. Il tema delle preferenze è un tema che anche storicamente è stato affrontato. Un conto è prendere preferenze nel collegio Torino-Novara-Vercelli come c'era prima nel 92, altro conto è prenderlo su una circoscrizione, eccetera, eccetera, eccetera. Però guardate, non mi si venga a dire che anche la dirigenza precedente del partito era contro le preferenze, perché questa è una mezza verità. Dobbiamo finire il discorso e dire che il partito è sempre stato a favore del collegio uninominale, perché altrimenti tronchiamo un discorso. Io dico solo tanto questo: ci sono soluzioni per evitare i rischi delle preferenze. E quello che diciamo, i rischi che si portano dietro le preferenze, che esistono, e sarebbe sbagliato negarle, ma al tempo stesso, come dire, noi non possiamo fare a Grillo il più grande regalo che lui possa immaginare, che è quello di fare la campagna elettorale dicendo che questo sarà un Parlamento di nominati. Guardate, è un errore che potrebbe essere esiziale per noi, che abbiamo un elettorato molto più sensibile del centrodestra. Allora, questa legge elettorale aiuta molto il centrodestra, perché oggettivamente aiuta a coalizionare,
Se noi aumentiamo ulteriormente il distacco tra rappresentato e rappresentante, facciamo un regalo al centrodestra e a Grillo. Troviamo in Parlamento le soluzioni per accorciare questa distanza, perché un Parlamento di nominati è un Parlamento che porta una campagna elettorale in cui noi, al di là della capacità comunicativa del nostro segretario, dei candidati, eccetera, eccetera, noi corriamo il rischio serio di perdere. E il danno per il Paese, sia con una vittoria di Berlusconi, sia con una vittoria di Grillo, potrebbe essere uno scenario che io penso che noi non dobbiamo neppure immaginare. Grazie a Federico. La parola al capogruppo al Senato Luigi Zanda, che voglio ancora ringraziare perché nonostante i disagi ha deciso di partecipare. Grazie. So che per Torino è tardi, quindi cercherò di non essere lungo, anche se le cose che ho sentito, sono arrivato alla fine perché sono dovuto atterrare a Milano, quindi insomma ci ho messo un po' di tempo, e quindi taglio i convenevoli. Naturalmente ringrazio Andrea, Stefano, Fabrizio, Federico, Anna per l'ospitalità e tutti voi, e anche te, e tutti voi per l'ospitalità, e vengo subito alla questione che devo dire è una questione molto delicata da un punto di vista politico, da un punto di vista anche giuridico, questa questione della legge elettorale, e io penso, sentiti gli ultimi interventi, di doverne parlare non cercando il vostro applauso, ma cercando di dirvi esattamente come la vedo e come mi sembra che si presenti il problema. Io sono arrivato in Parlamento 10 anni fa, quindi ho fatto prima molti altri mestieri, diciamo, professionali, concreti, nei quali si lavora sulle cose e si deve realizzare. E ho conosciuto un'espressione che chi di voi ha fatto ingegneria, io non sono ingegnere, sono un avvocato, ma insomma, chi di voi ha fatto ingegneria o si è occupato conosce bene. Cioè, noi per fare un progetto, anche un progetto di legge, noi dobbiamo conoscere quali sono le condizioni a contorno, si dice in ingegneria, cioè quali sono i binari entro i quali questo disegno di legge deve correre, quali sono, cioè, dei dati che sono fuori dalla discrezionalità del progettista, perché fanno parte del panorama, del contesto nel quale il progetto deve essere elaborato. E proviamo a elencarle rapidamente, le condizioni a contorno nelle quali noi dobbiamo per forza tener conto se vogliamo fare una legge elettorale. Se non la vogliamo fare, ci teniamo quella che ha detto quello che viene fuori dalla sentenza della Corte Costituzionale. Io non sarei d'accordo, ma questa è una scelta di fondo e diversa. Condizione a contorno. La prima condizione a contorno è che noi siamo dentro una fase nella quale, in parte consapevolmente, in parte per la forza delle cose, ci troviamo a dover esaminare contestualmente una serie molto consistenti di norme che hanno tutte quante un obiettivo che porta a regolare la medesima materia. Noi non abbiamo soltanto la legge elettorale in discussione, abbiamo per esempio in discussione anche la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, legge molto importante. Il finanziamento pubblico dei partiti viene eliminato, e per chi crede, come me, nei partiti politici, crede che bene abbia fatto la Costituzione a nominarli, a dare ai partiti politici un ruolo importante, questo è un tema connesso. Cioè, noi dobbiamo sapere che noi dobbiamo avere dei partiti che abbiano la forza politica, la forza del consenso, la forza delle idee per attirare risorse private, perché altrimenti i partiti muoiono, altrimenti non ci sono più. Poi abbiamo a che fare con la modifica dei regolamenti parlamentari. Voi mi direte cosa ha a che fare questo con la legge elettorale? Ha molto a che fare, perché tra le varie norme che i nuovi regolamenti parlamentari dovrebbero regolare, c'è anche la fase tutte le norme regolamentari contro la frammentazione dei partiti, cioè i partiti che arrivano al Parlamento
che sono votati dai cittadini in un certo modo e poi nel corso della legislatura o addirittura alcune volte all'inizio della legislatura si spaccano, si dividono con, non soltanto con costi molto elevati per la collettività, ma anche con una, producendo un deficit di decisione molto forte, perché insomma, in questa legislatura Forza Italia appena Forza Italia si chiamava Popolo della Libertà, appena la legislatura è stata costituita si è spaccata e ha generato un piccolo partito che ha chiamato Grande Autonomia, una cosa del genere. Poi si è rispaccata Popolo della Libertà in due, Scelta Civica si è rispaccata in due e anche da noi, anche il gruppo misto, che è un gruppo eterogeneo per sua natura, in realtà al suo interno è spaccato e anche i 5 Stelle si sono in pratica spaccati. Ora è chiaro che i parlamentari una volta eletti possono andare dove gli pare, però quel che non è corretto è che si formino delle formazioni all'interno del Parlamento che non hanno avuto il consenso popolare, perché la gente ha votato altri partiti e non quelli che si sono formati. Quindi vedete come tutto si... Poi, altro elemento in discussione, la fine del bicameralismo perfetto, dove porterà? La semplifico, il Senato perderà le sue caratteristiche e noi andremo, io direi, lo dico non al condizionale, dico al positivo, perché accadrà, noi andremo a un bicameralismo nel quale però le leggi le farà una sola Camera, la fiducia le darà una sola Camera. Questo capite bene che anche questo ha a che fare con la legge elettorale, perché nel momento in cui noi eleggiamo deputati e senatori, cioè eleggiamo due Camere che si controllano l'una con l'altra, è ben diverso dal fatto se eleggiamo una sola Camera la quale decide e non c'è poi un passaggio da una parte all'altra. E in questo poi c'è tutto un corollario ulteriore di leggi che sono anche queste decisive, la fine delle province, questo incide naturalmente anche questo sul sistema, lo incide addirittura la legge che stiamo adesso esaminando, e Federico lo sa bene, è una materia che lui segue molto da vicino, sulla delega per la delega fiscale. Incide moltissimo la norma che l'altro giorno Letta ha fatto approvare al Consiglio dei Ministri, che ha provocato le dimissioni di Mastro Pasqua, la norma che produrrà l'incompatibilità per chi occupa più cariche pubbliche. Ecco, è in questo il contesto nel quale noi possiamo pensare che questo sistema si possa reggere con un ulteriore andamento alla frammentazione? Io penso di no, che questo, il sistema politico istituzionale che ne viene fuori deve garantire in qualche modo una sua stabilità, una stabilità operativa, non paralizzante, ma una stabilità. Lo dico questo, guardate, anche con le ultime osservazioni di Federico Fornaro, cioè la situazione della crisi. La crisi, cioè a Davos i ministri dell'economia del mondo, diciamo, industrializzato e anche delle potenze emergenti e i banchieri e gli economisti non pensano che sia pericoloso per l'Italia il suo debito pubblico. Non pensano questo. Pensano che per l'Italia sia pericolosa il suo deficit di capacità a decidere. Pensano che l'Italia sia nelle condizioni in cui è perché non ha meccanismi che facciano prendere delle decisioni, delle buone decisioni. Allora, in questo contesto c'è... Qual è l'elemento che ci dà fastidio e che purtroppo io ho visto rimuovere in alcuni degli interventi che ho potuto ascoltare? Quasi che la questione non ci fosse. L'elemento che ci dà fastidio, sto parlando adesso per il Partito Democratico, guardate che nella mia testa, per l'Italia serve un grande Partito Democratico e un grande Partito Democratico unito, perché penso che se questo elemento venisse meno, penso che se ne cadrebbe tutto il sistema democratico in questa fase. Che cos'è che noi rimuoviamo con grande facilità?
pur essendo partito democratico, cioè quindi pur essendo democratici, noi rimuoviamo il risultato elettorale. Noi non consideriamo che alla Camera non raggiungiamo il 51% dopo che abbiamo SEL che è in Parlamento perché noi l'abbiamo portato in Parlamento, così come è stato in Parlamento Di Pietro perché noi l'avevamo portato in Parlamento. SEL, come Di Pietro, se n'è andata e noi non abbiamo alla Camera dei Deputati la maggioranza. Alla Camera dei Deputati, dove vorrei ricordarvi, noi abbiamo 340 deputati. E l'abbiamo 340 deputati perché abbiamo preso il 29%. Lo dico a voce alta perché bisogna che ci rendiamo conto che anche quella forza parlamentare della Camera dei Deputati, che non ha il 51%, l'abbiamo raggiunta con, come lo vogliamo chiamare, con un trucco legislativo, con un trucco legislativo del Porcellum, che ci ha dato una forza parlamentare così consistente senza avere preso i voti corrispondenti, col 29%. Al Senato, dove, altro vizio del Porcellum, la maggioranza è diversa da quella della Camera, perché dal 2005, elemento che non ho sentito ricordare nei vostri interventi, ma che vi prego di tenere presente perché è un elemento decisivo, l'Italia è stata governata con due leggi elettorali, una per la Camera e una per il Senato. Al Senato noi siamo 107 senatori su 315, quindi noi siamo un terzo del Senato. Cioè noi, anche se fossimo tutti uniti, e lo siamo, noi non potremmo fare la legge che vorremmo. Aggiungo, e questa è una mia considerazione personale, io ci tengo alla coerenza, penso che non si possa essere uomini per tutte le stagioni, credo che bisogna saper essere fedeli alle cose che si sono dette. Io l'ho sostenuto in Parlamento nel 2005, l'ho sostenuto negli anni che sono passati dal 2005 ad oggi, che Berlusconi, quando fece approvare il Porcellum nel 2005, fece una cosa orrenda, oltre che per il contenuto della legge, che è quello che tutti conosciamo, che ha prodotto la situazione politica e parlamentare di oggi, ma fece una cosa gravissima perché volle fare la legge elettorale da solo. Allora noi abbiamo detto che le regole del gioco si fanno insieme. Noi siamo politicamente, insomma, non è che siamo un'altra cosa, noi siamo nemici politicamente di Berlusconi. Noi non c'è alcuna possibilità che noi si possa governare insieme con Berlusconi. Non c'è nessuna possibilità che ci sia una prospettiva. Noi siamo la forza più importante del centro-sinistra italiano, ma le regole le facciamo insieme, perché le regole valgono per noi e valgono per loro. E come non vogliamo che loro le facciano conto di noi quando hanno maggioranza, non dobbiamo farle noi. Avessimo la maggioranza, non l'abbiamo, ma l'avessimo, noi dovremmo anche badare certamente a questo. Allora, questo Italicum non è la nostra legge elettorale. Non è la nostra legge elettorale. Noi, la legge elettorale del Partito Democratico è il collegio uninominale e il doppio turno. Questa è la nostra legge elettorale. Possiamo approvare la nostra legge elettorale? No. Noi non siamo in grado di approvarla. Noi dobbiamo trovare una soluzione nella quale ci siano, per prima cosa, il 51% in Parlamento e, meglio ancora, quella maggioranza larga che andrebbe a dimostrare che la legge la si fa insieme, che la legge elettorale, così come le modifiche della Costituzione, così come le modifiche dei regolamenti parlamentari, così come le grandi leggi che determinano la convivenza, le si fanno insieme, non si litiga su questo. Allora, noi abbiamo sostenuto che il Porcellum aveva
3 difetti, non uno, come ho sentito da alcuni di voi. Ne aveva 3, gravi. Uno l'ho già detto, aveva la doppia legge, una per la Camera e una per il Senato. L'altro difetto era il premio senza soglia, difetto grave. È stato da questo schema di disegno di legge, che anch'io, come tutti voi, mi auguro possa ulteriormente migliorare, e anch'io, come tutti voi, mi darò da fare per cercare di migliorarlo. Possiamo dire che nella sua attuale versione l'italicum è uguale al porcellum su questo punto? Onestamente non possiamo dirlo. Non possiamo dirlo. C'è una soglia del 37%, la vorremmo del 40%, io la vorrei del 40%, io la vorrei del 40%, ma la soglia del 37% non è nessuna soglia. Noi abbiamo preso 340 deputati con il 29%, non col 37%. Se ci fosse stata quella soglia, con l'italicum noi saremmo andati al doppio turno, quello che vogliamo, perché in questo bistrattato disegno di legge c'è il doppio turno, se non si raggiunge il 37%. Quindi noi 9 mesi fa saremmo andati al doppio turno. L'ultima questione l'ho lasciata per ultima perché è la più delicata, è la più spinosa, è quella che tocca la domanda di Antonietta, è che tocca un po' anche tocca, posso dire, non solo la politica, tocca i sentimenti, anche la nostra dignità, tocca tutto. Allora, sempre tenendo presente le condizioni a contorno, sempre tenendo presente che noi non abbiamo la maggioranza, allora, Io devo dirvi che personalmente io sono sempre stato contrario alle preferenze. Io ho sempre sostenuto il collegio uninominale. Ho fatto in tempo, nonostante sia in Parlamento da 10 anni, quindi non da tempi eterni com'è, ho fatto in tempo ad essere eletto in un collegio uninominale, tra l'altro bellissimo, che vi raccomando per le vostre vacanze, perché sono stato eletto nel Collegio dei Castelli Romani, che io ho molto frequentato e dove io ho fatto una consistenti campagne elettorali. Se voi andate nei Castelli Romani e avvicinate l'elettorato del Partito Democratico e chiedete chi è il senatore del vostro collegio, loro vi diranno il mio nome. Perché con il collegio uninominale accade quello che voi avete detto che accade con le preferenze, e non è vero. Col collegio uninominale il collegio ha il suo parlamentare, ha il suo deputato e ha il suo senatore, che è costretto a frequentarlo, che è costretto a occuparsi dei suoi problemi, che è costretto ad essere conosciuto dall'elettorato di quel collegio. Con le preferenze non è così. Con le preferenze non è così. C'è un vantaggio naturale, evidente, che è quello di mettere e scrivere il nome. Un vantaggio, devo dirvi, che è colto da una minoranza esigua, perché ci sono delle elezioni politiche che hanno avuto la media di inferiore al 10% di elettori che scrivevano il nome. La media degli elettori che scrivevano il nome inferiore al 10%. Però, voglio dire, il vero rapporto è quello che si ha in un collegio, perché le preferenze, amici miei, ma soprattutto, e questo andrà sempre di più accentuandosi come difetto, secondo me, più andremo avanti, è prevalentemente un fatto di, diciamo così, disponibilità finanziarie e di presenza nei media. E
come è stato detto, con differenze molto molto consistenti se noi stiamo parlando di territori piccoli e se stiamo parlando di territori grandi. Non è un caso che nella regione Lazio i consiglieri regionali eletti con le preferenze abbiano una media di investimento per essere eletti al di sotto della quale non vengono eletti dai 600.000 e 700.000 euro, perché con minore investimenti di questo in comunicazione non si viene eletti. Allora, io penso che noi dobbiamo continuare a occuparci di questo argomento, dobbiamo farlo cercando ancora di sostenere le buone ragioni del collegio uninominale. Penso che abbiamo una gamma di soluzioni migliori sulle quali spingere. Penso anche che per quel che riguarda i listini bloccati, un conto sia parlare di 8, un conto sia parlare di 6, un conto sia parlare di 3, e cambia molto il rapporto tra l'elettore e la piccola lista e l'elettore e la grande lista o l'elettore e la media lista. Penso che noi abbiamo molte possibilità ancora per incidere in questa legge, però io con quello che mi viene da dire, sentiti i vostri interventi, è: primo, non perdiamo di mira il bersaglio grosso, noi dobbiamo cambiarla questa legge e dobbiamo approvarla. Secondo, non perdiamo di mira il bersaglio ancora più grosso, che ha a che fare proprio con l'identità del Partito Democratico. Non pensiamo che con la legge elettorale abbiamo esaurito la nostra domanda di democrazia. Abbiamo bisogno anche di cambiare il sistema del parlamentare, abbiamo bisogno di cambiare i regolamenti, abbiamo bisogno di occuparci dei finanziamenti ai partiti politici, i finanziamenti della politica, abbiamo bisogno di rivedere il sistema delle autonomie, abbiamo bisogno di cambiare il titolo quinto per definire esattamente e meglio che cosa aspetta lo Stato e che cosa aspetta le regioni, abbiamo bisogno di tutto questo. Ecco, soltanto il Partito Democratico, che è un Partito Democratico che conosca la storia del nostro Paese, che ne conosca i bisogni e che conosca le regole che devono essere cambiate, può dare all'insieme di queste leggi, di questa nuova normativa, può dare un'anima, può dare un senso e può dare un'anima e un senso democratici. Se noi abbiamo presente questo, guardate, capiremo meglio anche la legge elettorale. Grazie. Io ringrazio tutti, naturalmente è stata una prima occasione, magari se ci dovessero essere ulteriori sviluppi, ma poi so che anche il partito provinciale sta pensando a un'iniziativa, cerchiamo di tenerci in contatto. Grazie a tutti.